L'emergenza alla luce dei principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza. Io desidero dare i saluti a nome della scuola e ringraziare la collega e amica, professoressa Diana Ciancio, ordinaria di diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza, per aver organizzato l'incontro con i relatori così prestigiosi che ringrazio e saluto. Per me è un grande piacere assistere a questo seminario perché è veramente un tema centrale in questi giorni. È centrale perché si tratta non soltanto di bilanciare diritti di grande rilievo come quello della salute, ma anche altri diritti come per esempio quello di libertà di iniziativa economica. Ma credo che tutto sia reso ancora più complesso dalla circostanza che non c'è un bilanciamento fra valori statici. È già difficile mettere a confronto e bilanciare dei valori statici. Noi siamo in un sistema dinamico in cui in realtà l'interesse salute e l'interesse per ipotesi iniziativa economica possono avere maggiore rilievo a seconda della condizione, cioè un'attività, credo però ascolterò con attenzione, un'attività che può essere considerata sacrificabile alla luce di un rischio X, il giorno dopo, se si scopre per esempio che la variante ha caratteristiche diverse, cambia il livello di bilanciamento, quindi l'applicazione di modelli deve, credo, a mio avviso, tener conto anche di questa condizione di non staticità. Ho detto delle cose che non conosco, ma che mi piacerebbe poi alla fine approfondire con i relatori. Per adesso mi limito davvero a ringraziare e ascolterò con enorme attenzione. Ringrazio di nuovo tutti i relatori, giuristi e non giuristi. Scusate se metto nei non giuristi una pluralità di competenze e ascolto e cedo subito la parola alla professoressa Ciancio. Grazie. Sono che ringrazio la professoressa Maugeri e con lei la Scuola Superiore per la benevola accoglienza che ci hanno riservato oggi pomeriggio per riflettere su questo tema che si inserisce peraltro in un progetto di ricerca condotto nell'ambito del Dipartimento di Giurisprudenza che ho l'onore e in qualche modo anche l'onere di coordinare la tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell'emergenza da Covid-19, profili giuridico-finanziari. Una ricerca che conduciamo, mi piace ricordarlo, con i colleghi Emilio Castorina, ordinario di diritto costituzionale, Pierpaolo Sanfilippo, ordinario di diritto commerciale, Elisa D'Alterio, ordinaria di diritto amministrativo, Giuseppe Chiara, associato di diritto costituzionale, quindi un progetto di ricerca che già viene in qualche modo affrontato in un'ottica interdisciplinare, perché le problematiche che mettiamo di volta in volta a fuoco richiedono, a nostro avviso, un approccio non soltanto scientifico, ma in generale metodologico, quindi non soltanto dal punto di vista contenutistico, ma già dal punto di vista delle metodologie che possa sposare e intersecare saperi differenti. E a maggior ragione direi che la metodologia e la sostanza, diciamo, di discipline differenti sono quanto mai importanti per il tema di oggi. La gestione dell'emergenza alla luce dei principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza, su cui abbiamo invitato, e li ringrazio sin da adesso, accomunandoli peraltro in un unico ringraziamento fin da questo momento, prestigiosi relatori, è un tema appunto che richiede l'interconnessione tra discipline differenti, discipline che afferiscono, come avrete modo di ascoltare, non soltanto alle scienze sociali, ma persino a quelle che vengono definite le scienze dure. La fisica aprirà infatti il ciclo delle relazioni, il professor Pluchino che insegna fisica teorica nel nostro Ateneo. Peraltro alla sua voce si accompagnerà quella dei jus publicisti, innanzitutto, ma giusto per citarli nell'ordine con cui sono indicati in locandina, il professor Roberto Miccu, che insegna diritto pubblico alla Sapienza di Roma,
Ancora però sarà importante analizzare le ricadute, direi, economiche in termini di politica economica dei provvedimenti che sono stati assunti per gestire l'emergenza e per questo abbiamo spuntato la disponibilità del collega Biondo che insegna politica economica nel nostro Ateneo. E poi vorrei dire in qualche modo in maniera conclusiva, lasceremo a tirare così le fila del primo giro di relazioni il professor Enzo Baldini, che è ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Cassino. Ora, io, visto l'eccezionalità, diciamo, del parterre di relatori, non vorrei dilungarmi, però devo tener conto, secondo me, di un'esigenza, cioè del fatto che la riflessione di oggi pomeriggio viene offerta a studenti della scuola superiore che frequentano corsi di laurea differenti, non tutti infatti stanno conducendo studi giuridici. Per cui vorrei ricordare innanzitutto a me stessa il senso di questi principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza, alla cui luce in qualche modo dobbiamo misurare l'efficacia e al contempo l'efficienza dei provvedimenti con cui è stata gestita sinora e continua ad essere gestita l'emergenza. Principi che in qualche modo ormai intercettano tutti e condizionano tutti l'attività, innanzitutto direi, delle pubbliche amministrazioni, pur essendo principi che si sviluppano in altri contesti ordinamentali, prendono vita infatti fondamentalmente dal piano europeo. Così innanzitutto il principio di precauzione. Quale principio che in qualche modo, per quanto sia di incerta definizione, è volto a gestire i rischi che attengono a interessi fondamentali, a valori e a diritti anche, beni direi fondamentali, quale innanzitutto la salute, ma non soltanto sul piano europeo, per esempio il principio di precauzione è stato utilizzato per la gestione del rischio ambientale, dicevo un principio di incerta definizione, la prima formalizzazione forse si ha in una comunicazione della Commissione europea del 2000, ma ciò che mi piace in questo momento mettere a fuoco è la circostanza che il rischio in questione non è mai un rischio accertato definitivamente nella sua esatta entità, addirittura persino viene messa in dubbio la sua esistenza, comunque i suoi contorni, la sua definizione. Tuttavia, quando si è in presenza appunto di un rischio di non assoluta e definita dimensione, ecco che le amministrazioni sono invitate a utilizzare questo canone di massima precauzione per preservare alcuni beni considerati essenziali. E mi pare allora che questo principio di precauzione torni utile in particolar modo in questa circostanza, a maggior ragione all'inizio, al momento dell'esplosione dell'emergenza, in primo luogo sanitaria, successivamente abbiamo visto anche economica, in considerazione proprio del fatto che non era ben identificabile nella portata, nella dimensione, negli esatti contorni del rischio in questione. D'altra parte, però, da lungo tempo la giurisprudenza, innanzitutto comunitaria, quindi direi la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tempi più recenti, quindi anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha utilizzato il principio di proporzionalità nel momento in cui i mezzi che vengono adottati dalle autorità pubbliche, in modo particolare, principalmente delle autorità amministrative, incidono su interessi degli individui, incidono su situazioni giuridiche soggettive e pertanto, alla luce di questo principio, il sacrificio che di volta in volta deve essere imposto deve essere un sacrificio proporzionato, nel senso che deve consentire il raggiungimento del fine, però col minimo mezzo, in qualche modo, con un mezzo che sia efficace, con un mezzo che sia efficiente, ma che non sia sproporzionato appunto rispetto alla utilità di interesse generale da conseguire. E il principio di adeguatezza, infine, anch'esso principio che ormai risulta costituzionalizzato nell'articolo 118, a proposito della distribuzione delle funzioni amministrative tra diversi livelli di governo, laddove appunto
l'azione amministrativa viene distribuita tra i diversi enti territoriali e sulla base di questo principio che si accompagna a quello di sussidiarietà e di differenziazione. Quindi nel momento in cui dobbiamo valutare l'idoneità delle azioni intraprese per gestire l'emergenza, non si può non tener conto di questi principi che in qualche modo devono poter condizionare l'azione amministrativa. Nell'ambito peraltro di un bilanciamento che è stato condotto, non è stato condotto, è stato condotto dal decisore politico, secondo andamenti presumibili, inizialmente accertati via via, di una curva epidemiologica che ha comportato una serie di risposte che oggi, allora, sulle quali oggi cercheremo di interrogarci, cominciando appunto con un'analisi di carattere scientifico in ordine alla prevedibilità del rischio, dei suoi contorni, della sua entità, per poi verificare appunto con l'aiuto degli altri relatori se queste misure si possono considerare rispondenti ai principi che così sinteticamente ho cercato di ricordare. A questo punto però, per non sottrarre altro tempo e altro spazio ai relatori di oggi pomeriggio, mi taccio e cedo intanto la parola al professor Alessandro Pluchino, che ringrazio ancora di essere qui con noi oggi pomeriggio. Ricordo soltanto a margine, ci siamo dati un tempo contenuto nei 20 minuti come primo giro, diciamo, di relazioni, in modo poi da poter dar spazio a un dibattito che auspico possa essere particolarmente ricco e fecondo. Allora, buonasera a tutti, non so se mi sentite. Spero di sì, benissimo. Ringrazio ovviamente la professoressa Ciancio per il graditissimo invito e ovviamente anche la professoressa Maugeri per l'ospitalità. È sempre un piacere tornare, anche sia pure in versione virtuale, purtroppo in questo periodo della scuola superiore, ma insomma speriamo tutti di poter fare il prossimo convegno di presenza. Allora, io dovrei condividere lo schermo perché ho preparato delle slide per essere più sintetico e più efficace possibile. Allora, magari mi confermerete se si vede il mio schermo? Sì. Perfetto. E allora, io per giustificare, come ha detto la professoressa Ciancio, la mia presenza di fisico teorico, farò una breve, insomma, introduzione al concetto di epidemia, proprio al fenomeno epidemico, proprio dal punto di vista dei sistemi complessi, e poi farò un cenno ovviamente ai modelli epidemici e soprattutto ad una recente analisi del rischio che abbiamo condotto proprio con il mio gruppo di ricerca, di cui tra l'altro fa parte anche in questo settore il professore Biondo, che parlerà più avanti, e insomma vi farò vedere quali sono le novità su questo fronte. Allora, lasciatemi molto rapidamente, mi scuso ovviamente perché toccherò argomenti che meriterebbero ben altro approfondimento, però è chiaro che tutto fatto in vista di dei nostri 20 minuti, quindi insomma spero di far passare comunque il messaggio. E allora partiamo dalla domanda chiave, diciamo, quando si parla di sistemi complessi. Che cos'è un sistema complesso? Senza ovviamente pretese di esaustività, di solito noi fisici diamo due possibili descrizioni di un sistema complesso. Allora, un punto di vista dinamico, che è quello che un po' è stato evocato anche dalla professoressa Maugeri in relazione alle epidemie, la dinamicità, no, di un sistema complesso, è possibile descrivere un sistema complesso proprio come un insieme costituito da numerosi elementi eterogenei che a volte vengono chiamati agenti, ma possono essere qualsiasi cosa, particelle, cellule, individui, opinioni, titoli azionari, specie animali, automobili, eccetera. La cosa importante dal punto di vista dinamico è che questi elementi interagiscano tra di loro muovendosi all'interno di un certo spazio, reale o virtuale, e seguendo certe regole. L'altro punto di vista, oggi molto utilizzato, è il punto di vista topologico, cioè in questo caso non ci interessa più il movimento in un certo spazio fisico e neanche virtuale, ma ci interessa solo sapere chi è collegato con chi, cioè il nostro sistema complesso diventa una rete, chiamata anche network, costituite da un certo numero di nodi che sostituiscono gli agenti. In questo caso i nodi anche qui possono essere qualsiasi cosa, particelle, individui, opinioni, titoli, specie animali, eccetera, ma ci interessa solo sapere
con quali altri nodi è collegato ciascun nodo, e il legami, le relazioni tra i nodi sono espresse dai link. Ovviamente oggi siamo nell'era dei social network, quindi diciamo questi concetti ci sono abbastanza familiari, però chiaramente immaginate che, insomma, già soltanto una ventina di anni fa erano concetti relegati un po' più nell'ambito matematico. Ebbene, lasciatemi partire dal punto di vista dinamico e poi ci sposteremo brevemente anche su quello topologico per inquadrare e arrivare a parlare delle nostre epidemie. Allora, la complessità dinamica è caratterizzata da tante cose. Una delle principali è la presenza di soglie critiche, cioè i sistemi complessi di solito non cambiano gradualmente nel tempo, ma attraversano delle soglie critiche dopo le quali la loro struttura nello spazio oppure il loro comportamento nel tempo cambia drasticamente. Questa è una tipica curva che ci fa vedere il passaggio da uno stato a un altro. Per fare degli esempi noti a tutti, se io ho dei sistemi che si trovano in uno stato ordinato, caratterizzato quindi da un elevato valore di questo parametro d'ordine, qui lo vedete sull'asse Y, per esempio del ghiaccio oppure un materiale ferromagnetico magnetizzato, al variare di un certo parametro di controllo, questo che qua vedete sull'asse X, che nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dalla temperatura, ecco che i sistemi inizialmente ordinati passano bruscamente, quando la temperatura raggiunge un punto critico, passano bruscamente in un altro stato completamente disordinato. Il ghiaccio si trasformerà in acqua e il magnete ordinato si trasformerà in un magnete disordinato, una cosiddetta fase paramagnetica. Ora, la cosa interessante e importante di quello che vi ho appena detto è da ricordare che il sistema, in questi esempi che vi ho fatto, va regolato dall'esterno, quindi va modificata la temperatura, per esempio, per portare il sistema sulla soglia critica. Quindi il sistema non va spontaneamente nella soglia critica. Perché vi dico questo? Perché in realtà negli anni 80, alla fine degli anni 80, il gruppo capeggiato da Perbach, da Tang e Weisenfeld, per la precisione dell'87, scoprirono che in realtà moltissimi sistemi complessi non hanno bisogno di essere regolati dall'esterno per portarsi al punto critico, ma si portano spontaneamente nei dintorni del punto critico, quindi in questa zona che vedete qui evidenziate, e lì rimangono, oscillando, diciamo, tra ordine e disordine, come se fossero indecisi tra i due stati. E per questo è il motivo per cui, invece di parlare di punto critico, qua si parla di stato critico. Questo stato critico è uno stato estremamente intermittente, qui vedete una sequenza nel tempo, situato, come abbiamo detto, al confine tra ordine e disordine, molto sensibile alle condizioni iniziali e fortemente dipendente dalla storia passata, con i cosiddetti effetti di memoria, nel quale, questo è importante, fluttuazioni anche molto piccole possono essere amplificate dalle cosiddette dita invisibili formate appunto dalle correlazioni che attraversano il sistema. E per effetto domino questo produce eventi di qualunque dimensione. Qua vedete nell'asse Y, in questa sequenza temporale, la dimensione degli eventi di un qualche tipo di sequenza, di eventi caratteristici di un qualche tipo di sistema complesso. E vedete che ci sono tantissimi eventi piccoli e poi ogni tanto vedete questi picchi che rappresentano assolutamente irregolari e imprevedibili, che rappresentano eventi estremi. Questi picchi sono quelli che il filosofo e statistico Nassim Nicholas Taleb chiama i cigni neri, cioè gli eventi estremi imprevedibili. Ebbene, la cosiddetta dinamica, lasciatemela chiamare un termine suggestivo, appunto la dinamica del cigno nero, cioè di questi eventi imprevedibili, caratterizza sistemi molto importanti, dai terremoti alle valanghe, dagli incendi alle guerre, dai crolli in borsa alle epidemie. Sono tutti esempi di sistemi complessi che seguono questa dinamica del cigno nero. E come vedete spaziano dall'ambito fisico a quello biologico, a quello economico e a quello sociale, ma sono tutti caratterizzati dalla stessa firma matematica. Se infatti andiamo a rappresentare, non vi farò vedere formule, non vi spaventate, ma se vi faccio vedere la distribuzione cosiddetta degli eventi, cioè nell'asse X metto la dimensione, il logaritmo per la precisione, della dimensione degli eventi, e nell'asse Y il logaritmo del numero di questi eventi, qua a volte chiamati anche valanghe perché il modello originario prevedeva appunto lo studio delle valanghe, vedete che abbiamo sulla sinistra un'alta probabilità, questo rappresenta un'alta frequenza di eventi piccoli, mentre spostandoci sulla destra, cioè su eventi sempre più grandi, questi cominciano a diventare sempre più rari, ma non così rari da scomparire, quindi la probabilità di eventi estremi resta importante, così, e si colloca in questa coda. Quindi questi sono la coda dei cigni neri di Taleb. Lasciatemi adesso vedere se questa firma matematica dello stato critico, quindi questa forma matematica che si chiama legge di potenza, dal punto di vista matematico si ritrova anche dal punto di vista topologico, e vedremo che è così. Dal punto di vista topologico
parte con un po' di ritardo rispetto a quello che vi ho detto dal punto di vista dinamico, quindi alla teoria della criticità auto-organizzata, perché soltanto alla fine del secolo scorso, quindi nel 1998, i fisici Watts e Strogatz, che vedete qui rappresentati, studiando due tipi di reti che si conoscevano fino a quel momento, quindi fino a quel momento si conoscevano, i matematici avevano studiato solamente, principalmente, reti cosiddette regolari, dove ogni nodo è collegato con i primi vicini, vedete qui con i primi vicini e i secondi primi vicini, in una struttura regolare, quasi a stella, mentre sulla destra trovate una rete completamente casuale, cioè dove ogni nodo è collegato a uno stesso numero, ma casuale, di altri nodi, quindi senza alcuna regolarità. Ebbene, questi due fisici scoprirono che al confine, diciamo, tra queste due reti esisteva una categoria particolare di reti che loro chiamarono reti small world, perché manifestano questo effetto piccolo mondo cosiddetto, che avevano tutte le proprietà delle reti complesse, cioè le reti regolari e random non sono reti complesse, mentre una loro combinazione, e qui vedete che loro partirono da una rete regolare, però staccarono alcuni di questi legami, chiamiamoli a breve distanza, trasformandoli in legami a lunga distanza con un certo numero di nodi scelti a caso. Ebbene, si scoprì che i due fisici scoprirono che questo tipo di struttura, che ripeto viene chiamata rete small world, è propria di tantissimi sistemi complessi. E questa è una classica struttura delle reti small world, cioè le reti small world sono raggruppate per, appunto, per comunità, all'interno delle quali i nodi sono legati appunto da legami forti, e poi, come vedete, qui ci sono dei legami deboli che invece escono fuori dalla comunità e legano le comunità tra di loro, e quindi rendono il sistema, come dire, tutto collegato, permettono appunto questi dialoghi, diciamo, a lunga distanza tra i nodi. E allora l'aspetto importante è che alcuni tipi di reti small world le possiamo chiamare egualitarie, perché hanno una scala tipica, che è il numero medio di link. Se per esempio il nostro cervello è un tipico esempio di rete small world, dove ogni neurone è collegato con altri circa 10.000 neuroni. Così, stessa cosa per le centrali elettriche, che per esempio negli Stati Uniti sono collegate con altre 3 centrali. Questo significa che queste reti egualitarie hanno la cosiddetta distribuzione dei link, vedete qui il numero dei link qua sull'asse X, e qua la probabilità di avere quel numero dei link, di un nodo di avere quel numero di link. Vedete che trovate la tipica curva gaussiana, cioè questa probabilità è centrata un massimo, diciamo, rispetto alla media, quindi intorno alla media del numero di link, possono essere 10.000 qui in questo caso, 3 in questo caso, ma poi, come dire, questa probabilità decresce molto bruscamente allontanandosi dalla media, quindi non troveremo mai neuroni che hanno 1 milione di connessioni o che ne hanno solamente 5. Completamente diversa è invece la situazione di altri tipi di reti small world che sono state scoperte proprio un anno dopo la scoperta dei due fisici Watts e Strogatz da Albert Laszlo Barabasi, proprio nel 1999, il quale scopre invece che la maggior parte delle reti small world ha una struttura diversa da quella egualitaria, ha una struttura aristocratica, per così dire, segue un po' la struttura degli aeroporti. Qua vedete la rete aeroportuale, cioè la distribuzione dei link non è quella gaussiana, ma è una distribuzione completamente asimmetrica, che ci ricorda qualcosa, perché abbiamo tantissimi nodi con pochi link, sono gli aeroporti per esempio periferici, e poi abbiamo un numero sempre minore di nodi, i cosiddetti hub, che hanno un elevatissimo numero di link. Qua per esempio vedete nella rete aeroportuale americana i 3 hub sono Atlanta, New York e penso Chicago. Benissimo, questo tipo di reti, chiamiamole aristocratiche, sono prive di una scala tipica, cioè qui la media non è così fondamentale come nelle reti precedenti. Per questo motivo si chiamano reti scale free, cioè quindi, come dire, senza scala, dotate di hub. Ebbene, da quel momento, intanto vi faccio notare che questa rete, mettendola questa distribuzione qua in alto a destra, mettendola in scala logaritmica, ritroviamo la nostra amica, la legge di potenza, che quindi caratterizza matematicamente anche le reti complesse, oltre che la criticità auto-organizzata. Ma qua rapidissimamente vi faccio capire quello che si scoprì proprio non appena Barabasi identificò questo tipo di reti. Si scoprì che le reti scale free sono dappertutto intorno a noi, basta cambiare il significato dei nodi e il significato dei link. Se io per esempio prendo la rete internet, proprio la rete dei computer fisici collegati dalle linee di telecomunicazione, ritrovo la legge di potenza, è una rete scale free. Se prendo il web, quindi i nodi sono le pagine web e i link sono proprio i legami ipertestuali, anche qui vedete leggi di potenza, queste leggi con pendenza decrescente nella scala logaritmica date da una linea retta. Stesso discorso per le reti di collaborazione scientifica, i nodi sono gli scienziati, i link sono autori, leggi di potenza. Reti alimentari, le cosiddette food webs, quindi le reti preda-predatore, i nodi sono le specie, i link sono interazione preda-predatore, anche qui leggi di potenza. Le reti di proteine,
i nodi sono proteine, i link sono interazioni proteina-proteina, legge di potenza. Le reti metaboliche, i nodi sono le molecole, i link sono le reazioni biochimiche nei tre ambiti della vita che vedete qui, ebbene, anche qui reti scale free con legge di potenza. E infine, le reti che ci interessano oggi, cioè le reti epidemiche, dove i nodi sono le persone e i link sono i contatti di vario tipo, secondo il tipo di epidemia tra le persone. Anche qui si scoprono leggi di potenza. Ebbene, il problema è che oggi il nostro pianeta, ora che capirete perché dico che è un problema, il nostro pianeta è oggi un'enorme rete scale free nello stato critico. Quindi, in realtà, i sistemi complessi di oggi a livello globale manifestano entrambe queste caratteristiche di essere nello stato critico, quindi di complessità dinamica e di complessità topologica. E per prime le epidemie purtroppo rappresentano un esempio tipico di questo tipo di complessità. Dico purtroppo perché chiaramente, mentre su reti regolari l'epidemia, è stato dimostrato matematicamente, rimane circoscritta a causa della mancanza di quei legami deboli che vi ho fatto vedere uniscono punti lontani del sistema, nelle reti small world egualitarie, per esempio, già si vede che esiste una soglia critica in questi legami deboli oltre la quale l'epidemia si espande senza controllo per effetto domino, mentre nelle reti scale free addirittura la presenza di anche un solo hub azzera la soglia critica e quindi le malattie e i virus si diffondono in ogni caso. E questo chiaramente è uno dei problemi più grossi quando si cerca di controllare le epidemie. Ora, negli ultimi 20 anni, ovviamente, la diffusione dei modelli matematici cosiddetti SIR, che proprio simulano, come vedete qui, ovviamente questa è una rete minuscola, ma insomma, tanto per capire, simulano proprio la diffusione epidemica, ovviamente mescolati e utilizzando l'accesso ai cosiddetti big data, quindi alla possibilità oggi di avere tanti dati disponibili sui movimenti delle persone, eccetera, ci ha dato un po' l'illusione di poter prevedere l'evoluzione delle epidemie. Per questo qua vedete un punto interrogativo sulla domanda: è possibile prevedere l'evoluzione delle epidemie? Fino a un paio di anni fa, forse fino all'anno scorso, prima del Covid, forse la risposta, i fisici avrebbero dato sì come risposta a questa domanda, cioè è possibile prevederle. Si pensava. Uno dei più grandi studiosi di questo tipo di sistemi, delle epidemie, a livello internazionale, forse il nome l'avrete già sentito, è Alessandro Vespignani, che vedete qui a destra, un collega fisico che dirige un gruppo di Boston proprio specializzato nella diffusione epidemica. Ho scritto tanti libri, pubblicato tanti articoli, vedete Charting the Next Pandemic, questo ovviamente prima dello scoppio del Covid-19, e si pensava che quando sarebbe arrivata la prossima epidemia avremmo avuto, come dire, i modelli che ci permettevano di prevedere quando sarebbe stato il picco e quando sarebbe stata la fine, magari territorio per territorio. Ebbene, purtroppo non è stato così. Ci siamo scontrati con il Covid-19 nel fatto che nessun modello matematico è risultato finora in grado di fare previsioni affidabili relativamente al Covid-19, sia per quanto riguarda il turning point, come vedete qui, appunto, quindi il punto di inversione della curva da quando sale a quando scende, e proprio la fine di una curva in espansione, probabilmente perché, come ci dicono questi articoli, ci sono i dati non sono così precisi come noi immaginavamo o così capillari come noi immaginavamo, o comunque non lo sono in maniera sufficiente a renderci possibile le previsioni. A questo si aggiunge un altro problema, che è anche una stranezza del Covid. Se vedete qui, la simmetria dell'impatto del Covid nel mondo è evidente a livello di nazioni, ma è evidente anche a livello di territori all'interno delle nazioni. Qua vedete uno zoom sull'Europa e vedete che all'interno delle varie nazioni, non solo l'Italia, ci sono territori diversi, hanno impatti diversi in termini di numero di casi, in termini di decessi. E questa cosa è vera tanto più per il nostro paese, per l'Italia, che qui vedete la letalità vista alla fine della prima ondata, cioè il numero di decessi sul numero di casi. Vedete che durante la prima ondata, come tutti abbiamo avuto percezione, le regioni del nord soprattutto e qualche regione del centro hanno avuto un impatto molto maggiore rispetto alle altre regioni del centro-sud. Come si spiega questa simmetria? In realtà noi parliamo, questo era nel titolo del mio seminario, possibile parlare addirittura di tre Italie, cioè nonostante il Covid abbia avuto dei punti di partenza sia in Lazio, molti non lo sanno, ma prima ancora del famoso paziente 1 di Codogno c'è stata una coppia di cinesi in Lazio, e poi il paziente 1 di Codogno, che in realtà oggi sappiamo, ci sono ormai studi, non ho il tempo di citarli, ma che addirittura fanno risalire i primi casi Covid addirittura a novembre, se no addirittura a settembre del 2019. Quindi, pur avendo avuto punti di partenza diversi e quindi avete avuto il tempo di diffondersi, la malattia, quindi il Covid, si è diffuso in maniera molto asimmetrica
nelle tre Italie, lasciatemi chiamare così, in queste tre macro regioni. E qua lo vedete dalla percentuale di cambiamento della mortalità per qualunque causa, quindi non solo per Covid, durante la prima ondata rispetto ai 5 anni precedenti, ovviamente quando non c'era il Covid. E qui vedete che soltanto nell'area nord, che sono le regioni rosse, abbiamo un incremento quasi addirittura del 100% in più di mortalità rispetto ai 5 anni precedenti, mentre per il centro e per il sud addirittura qua abbiamo dei momenti in cui addirittura la percentuale va a diminuire. Quindi è chiaro che siamo di fronte a tre Italie diverse, a tre comportamenti diversi. Come che possibile spiegazione dare a queste simmetrie? Ebbene, la nostra ipotesi, che già in rete da diversi mesi, ma che in questi giorni verrà pubblicata su Nature Scientific Reports, è che l'enigma delle tre Italie si possa spiegare assumendo che le diverse regioni italiane presentino diversi livelli di rischio a priori nei confronti di pandemie come il Covid, ma non solo, vedremo anche con altre epidemie di tipo influenzale. È un lavoro estremamente interdisciplinare, perché oltre al professore Biondo già citato, abbiamo colleghi ingegneri in Turri, colleghi fisici Vito Latore e Andrea Rapisarda, un medico, il professore Lemoli, il collega Giovanni Russo, che è un matematico, e le nostre valenti ricercatrici e dottorande, ingegneri e fisici, Nadia Giuffrida e Chiara Zappalà. Quindi è un lavoro estremamente interdisciplinare che si basa sul cosiddetto triangolo del rischio, che è un triangolo molto noto dagli ingegneri in ambito della gestione dei disastri naturali, ma che noi abbiamo riadattato per le epidemie. Questo triangolo, vedete, è fatto da tre lati, da tre componenti. L'hazard, che è legato alla potenzialità di un evento di causare danni. Nel caso di una pandemia è la probabilità che si diffonda l'epidemia. L'exposure, cosiddetta, che è una misura delle risorse esposte al potenziale danno, e quindi per esempio a livello regionale il numero di persone presenti in una regione, gli abitanti di quella regione, e la vulnerabilità, che è l'attitudine ad essere danneggiati una volta esposti all'evento dannoso, cioè la probabilità che una volta infettati ci si ammali ed eventualmente si possa morire. Ebbene, noi abbiamo identificato 6 indicatori di rischio per comporre questo triangolo, che ci sono sembrati, sia dalla letteratura, sia appunto anche per evidenze scientifiche, collegati a questo tipo di epidemie da Covid, quella da Covid, ma ripeto, anche altri tipi di epidemie di tipo influenzale. La mobilità, la concentrazione abitativa, la densità delle strutture sanitarie, l'inquinamento, la temperatura e la percentuale di over 60 sopra, diciamo, all'interno della popolazione. Ovviamente compresa anche la popolazione della regione, delle varie regioni, perché appunto quello è fondamentale. Vedete qui già in queste mappe di colore come questi parametri siano diversi a livello regionale, però vedete che, come dire, non c'è una regola, diciamo, se prendete i singoli parametri uno alla volta, ma se li combinate opportunamente all'interno del triangolo del rischio, quindi noi abbiamo messo il Mobility Index, l'Housing Concentration e l'Healthcare Density nell'Hazard, quindi una somma pesata, che però ora poi vedremo appesi uguali per tutti, mentre abbiamo messo la popolazione totale e all'interno dell'exposure, e la vulnerability viene composta dall'inquinamento, dalla temperatura media e dalla popolazione. Ovviamente la temperatura media è inversa, nel senso che più freddo c'è e peggio è dal punto di vista della vulnerabilità. L'exposure e la vulnerability vengono poi messi insieme, moltiplicati all'interno delle conseguenze, dopodiché, come vedete qui, moltiplicando l'hazard e le conseguenze, si ottiene il nostro indice di rischio, che ovviamente avrà un valore diverso per ogni regione. Se andiamo, qua vedete sulla sinistra, a calcolare l'indice di rischio per tutte le regioni italiane, li mettiamo in ordine, dando il valore 1 al rischio massimo, che, come vedete, senza grosse sorprese, è data alla Lombardia, vedete che è possibile identificare 4 categorie di rischio, dove appunto, perché i dati si raggruppano, anche i dati appunto dell'indice a priori in queste 4 categorie, e vedete che c'è una corrispondenza abbastanza importante con il numero di casi totali, i decessi e l'intensive care, quindi la terapia intensiva, il numero di terapie intensive, in 2 momenti della prima ondata dell'epidemia, al valore di picco, che sarebbe il 2 aprile, qua vedete, qua siamo al picco il 2 aprile, questi sono i casi e questi sono i decessi, qui siamo al 2 aprile, mentre il 14 luglio, che è alla fine della prima ondata. E vedete qui che chiaramente, in maniera abbastanza evidente, si vede che
La Lombardia, ripeto, ha il maggiore rischio, ma poi c'è questo terzetto di Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, che esattamente come prevede il nostro indice di rischio, sono le tre regioni dove si sono verificati maggior numero di casi, maggior numero di decessi e maggiori numero di terapie intensive al giorno 2 aprile. Questi sono cumulati, decessi e casi totali, mentre le terapie intensive sono ovviamente giornaliere, quindi vedete qui che alla fine dell'epidemia, al 14 luglio, sono tutte diventate zero perché chiaramente si sono svuotate, però vedete che al picco seguivano più o meno i nostri gruppi. Vedete quindi che all'interno dei gruppi chiaramente ci possono essere variabilità nelle posizioni rispetto all'indice, però i gruppi sono abbastanza, catturano abbastanza fedelmente questo comportamento. Devo andare veloce, quindi vi faccio solamente vedere il confronto geografico con i dati epidemici. Quindi a sinistra abbiamo la nostra mappa a priori e a destra abbiamo in questo caso i casi totali, e vedete anche visivamente, si vede che il nord e parte del centro sono sicuramente più come dei stati più colpiti, come prevedeva la nostra mappa di rischio delle regioni del sud. Stessa cosa vale per i decessi, quindi cambiano le mappe a destra, resta sempre il nostro indice a priori, vedete anche qui il nord molto più colpito dai decessi, e le terapie intensive. Stessi dati di prima, però visti visivamente per cogliere l'effetto. Ma questo, come vi ho anticipato, vedete che più o meno lo stesso discorso vale anche per l'epidemia influenzale standard, quindi quella stagionale. Se confrontiamo la nostra mappa del rischio l'influenza stagionale dell'anno precedente al Covid, quindi 2019-2020, in termini di decessi, vedete che anche qui abbiamo una corrispondenza molto, molto interessante tra le due mappe. E infine, le famose tre Italie, se raggruppiamo tutte le regioni del nord in una macroarea nord, le regioni centrali, una macroarea centro e una macroarea sud, con tre colori così patriotticamente, giallo, rosso, bianco e verde, vedete qui che l'indice di rischio aggregato per le tre macro aree, quindi nord, centro e sud, più o meno vedete che mi dà una proporzione che è molto simile alle proporzioni di casi totali, decessi e terapie intensive aggregati per queste tre macro aree, quindi una sproporzione del nord rispetto al centro e rispetto al sud. Qua proprio vado velocissimamente perché poi è chiaro che si può fare un'analisi molto più dettagliata in termini di curve di rischio a priori, dove vedete che questo è il rischio medio rappresentato questa curva rossa, e quindi tutte le regioni al di sopra di questa curva hanno conseguenze azzarde che li collocano in zona di alto rischio, quindi Piemonte, Veneto, Emilia e anche il Lazio parzialmente, e la Lombardia ovviamente svetta, diciamo, molto lontano dalle altre, in una zona veramente di altissimo rischio, mentre tutte le altre regioni stanno in una zona al di sotto della curva di suo rischio. Questo tipo di approccio permette, ma non potrò ovviamente parlare di questo, non so se forse accenderà qualcosa il professore Biondo, e permette l'elaborazione di protocolli di intervento basati proprio su queste curve di isorischio, e quindi in base ai posti letto e alle situazioni contingenti si può prevedere se una regione è più o meno a rischio, anche con dati a priori. Ripeto, tutti i nostri indicatori che vi ho fatto vedere finora, e quindi il nostro rischio è sempre un rischio a priori, cioè basato su indicatori di mobilità e quant'altro calcolati prima dell'inizio dell'epidemia e con i pesi tutti uguali. Questo per dirvi che quando noi già ad aprile parlavamo delle tre Italie, ancora in Italia c'era il lockdown totale, che chiaramente, so veramente finito, sono le ultimissime slide, ancora si parlava di lockdown totale nella prima ondata, e va bene. Nella seconda ondata sappiamo tutti che quello che era stato un po' il nostro approccio di rischio in qualche misura è stato incorporato, se volete, nelle famose Italie dei tre colori, arancione, giallo e rosso, della Commissione Tecnico-Scientifica del governo italiano nella seconda ondata. Qual è il problema? Che c'è una differenza rispetto a come sono stati assegnati questi colori, a parte che sappiamo tutti che sono stati cambiati quasi settimanalmente, se non ogni 15 giorni, inseguendo, come dire, il dato diciamo giornaliero, il dato settimanale, che è una cosa importante, ma senza prevedere in alcun modo che ci potesse essere un rischio a priori, che era invece quello che diciamo noi di un certo territorio, di una certa regione. Tant'è che oggi, come sapete tutti, la Sicilia addirittura è arancione insieme alla Puglia, mentre la maggior parte delle regioni del nord sono gialle. Questo perché il Comitato Tecnico-Scientifico si sta basando soprattutto, sono i famosi 21 parametri, ma soprattutto sull'indice RT. Ora, l'indice RT, sapete tutti più o meno di cosa si tratta, quindi non ho il tempo ovviamente di spiegarlo qui. C'è un piccolo problema, che è inaffidabile, non lo dico io, lo dice Giorgio Parisi, che è forse il maggiore fisico vivente italiano, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che in vari articoli, ha detto varie volte, dice chiaramente, ma questo, ripeto, lo sanno anche tutti gli esperti veramente del settore, è inaffidabile proprio perché, proprio, per esempio, il numero di contagiati, il numero di casi totali
è sempre sottostimato perché non sappiamo quanti sono gli asintomatici, per esempio, e poi dipende da che tipo di misurazione facciamo. Questo è un problema dal punto di vista della prevenzione, quindi andare a seguire, andare a individuare che colore assegnare alle regioni, perché proprio l'RT è inaffidabile. Invece un approccio che tenesse conto del nostro indice di rischio, qua ho veramente finito, potrebbe essere più efficace anche in questa seconda ondata, perché io i dati che vi ho fatto vedere finora erano tutti relativi alla prima ondata, il confronto con la prima ondata, ma vi faccio vedere qui un'immagine che non compare nel nostro paper, perché ovviamente si riferiva alla prima ondata, ma vi faccio vedere che anche nella seconda ondata, quindi vedete qui siamo esattamente in questa zona, quindi da ottobre fino ad oggi, praticamente i decessi, nonostante le varie colori delle regioni, come vedete, si sono addensati, si possono confrontare perfettamente la mappa dei decessi con la mappa del nostro rischio a priori. Se vedete, molto simili, tra l'altro vedete anche il Lazio e la Campania sono state ben catturate dal nostro indice di rischio. Per dire che probabilmente un approccio che metta insieme il rischio a priori con i dati giornalieri potrebbe essere molto più efficace per le regioni piuttosto che basarsi solo su indici come l'indice RT, che si è dimostrato essere inaffidabili. E futuri sviluppi ovviamente possono suggerire il nostro metodo, ovviamente anche per possibile applicazione ad altri paesi del mondo, avendo i dati disponibili, ma certamente non ne posso parlare adesso. Anzi, vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso se forse ho sforato di qualche minuto, ma ci tenevo a darvi questo quadro abbastanza completo. Lascio la palla ovviamente ai colleghi che vi parleranno più specificatamente del resto. Grazie a tutti. Grazie al professore Pluchino per questa relazione interessantissima, almeno penso che la mia osservazione sia condivisa, anche tutto sommato per rispetto dei tempi, non posso intervenire sulle cose che ha detto se non con una battuta prima di passare la parola al professor Micou. A questo punto sarebbe interessante far pervenire questo studio sul tavolo di Mario Draghi, ci comincerei a pensare già questa sera. Se ci aiuti tu, Adriana, questa sei amica di Draghi. A questo punto io darei senz'altro la parola allora al professore Micou, l'ho presentato prima ma lo ricordo per chi non era ancora intervenuto, ordinario di diritto pubblico presso l'Università Sapienza di Roma. Grazie Roberto per la parola. Grazie Adriana, e appunto intanto un ringraziamento veramente immediatamente non formale, non di pura forma, perché sono entusiasta di questa prima, di aver ascoltato questa prima relazione, e quindi davvero il mio ringraziamento in maniera sostanziale per essere stato invitato appunto dalla professoressa Ciancio e dalla professoressa Maugeri a questo, diciamo, nel contesto di un confronto appunto con discipline non solo non giuridiche, ma appunto con le scienze dure, non soltanto con l'economia e con la politologia, con le quali più solitamente siamo abituati a confrontarci come giuristi, ma appunto con invece immediatamente con l'evidenza della fisica. Interessantissimo il primo intervento, mi limito soltanto così a lanciare subito un primo elemento di confronto, perché davvero mi ha colpito. Perché mi è capitato appunto di partecipare a diversi, ad alcuni incontri appunto sui temi, ovviamente in prospettiva diciamo costituzionalistica da giurista, sui temi dell'emergenza Covid, e diciamo un dato che quasi sempre noi abbiamo considerato acquisito di questa crisi epidemica è invece proprio il carattere simmetrico della crisi, no? che differenzierebbe questa crisi epidemica, diciamo, dell'approccio di noi giuristi o di politologi o così, il carattere simmetrico che appunto differenzierebbe questa crisi epidemica dalla sanitaria, per esempio dalla crisi economico-finanziaria, diciamo l'ultima crisi che siamo stati abituati, con la quale siamo stati abituati a confrontarci. Ebbene, questo paradigma, diciamo, della simmetricità viene messo giustamente, mi sembra, c'è un'evidenza da questo punto di vista in discussione, e questo mi sembra un elemento già molto importante appunto per noi giuristi, un elemento con il quale confrontarci. Però
non vi parlerò ovviamente di questo, lo lancio soltanto come prima provocazione, come prima domanda per il dibattito, e invece cercherò molto inadeguatamente, mi scuserete, di parlarvi di un tema però in qualche modo collegato a quello al primo intervento, perché vorrei provare ad affrontare il tema della gestione dell'emergenza, come ci è chiesto dal bel titolo di questo incontro, alla luce dei principi di precauzione, ma soprattutto nel mio caso di proporzionalità ed adeguatezza, però guardando questo tema dal punto di vista dei rapporti tra tecnica e politica. E questo perché? Perché nel riflettere appunto sulla relazione tra l'emergenza, diciamo, del diritto costituzionale e a partire dalla crisi determinata dalla pandemia in corso, ci troviamo immediatamente di fronte ad una circostanza in qualche modo nuova o parzialmente nuova, cioè l'antico tema del costituzionalismo, del potere, della sua legittimazione nello stato di eccezione. Chi è che non ricorda la celebre frase di Carl Schmitt, secondo cui sovrano è colui che decide appunto sullo stato di eccezione? Ebbene, questo antico tema si viene a intrecciare, a mio parere, in modo inedito con un tema anch'esso classico, quello appunto del rapporto tra tecnica e politica. Ora, il tema del rapporto tra tecnica e politica, come quello contiguo del rapporto tra scienza e diritto, si compone di molte sfaccettature, a seconda del significato che attribuiamo ai termini in questione. Per molti versi, la stessa cosa può dirsi con riferimento agli stati di eccezione, in senso stretto, nel senso anche, se volete, schmittiano del termine. Soprattutto nell'ambito della dottrina costituzionalistica, ma anche amministrativistica, spesso è stata rimarcata la distinzione tra le emergenze classiche, quelle appunto a cui faceva poi prevalentemente riferimento Carl Schmitt, e le emergenze riconducibili invece al cosiddetto diritto amministrativo dell'emergenza. Da un lato vi sarebbero quindi situazioni come il colpo di Stato, la sospensione dei diritti costituzionali, oppure la stessa decretazione d'urgenza, il decreto legge dopo la legge 100 del 1926, dall'altro situazioni invece che legittimerebbero quel potere tipico di emergenza disciplinato dal diritto amministrativo, che è il potere di ordinanza. Si distingue insomma fra situazioni tali da richiedere da parte dell'ordinamento finanche la sospensione dei diritti e delle garanzie costituzionali, e situazioni che invece sono gestibili attraverso i poteri di ordinanza in deroga alla legge, così come regolati dalla legge 225 del 1992 e ridefiniti dal codice di protezione civile di cui al decreto legislativo numero 1 del 2018. In questo quadro assai complesso, va riconosciuto che non mancano precedenti esperienze in cui la tecnica, la politica e l'emergenza siano venute in rilievo congiuntamente, almeno secondo una determinata accezione. Se infatti si considera la tecnica come conoscenza specialistica nell'ambito delle scienze dell'amministrazione statale, e si focalizza l'attenzione sull'emergenza determinata da crisi economiche, spiccano per esempio esperienze, come dicevamo prima, come quelle dei governi tecnici, insomma il governo Monti, che in questi giorni anche spesso viene evocato. Ma allora in che cosa consiste la novità della crisi epidemica? In che senso oggi, in tempo di pandemia, ci si troverebbe di fronte ad un intreccio inedito fra tecnica, diritto ed emergenza? Proverò un pochino a tentare di rispondere a queste domande appunto nel prosieguo. In primo luogo, però, occorre riconoscere che se nella storia non sono mancate, evidentemente, gravi che venivano ricordate, gravi pestilenze, nella realtà globalizzata, la realtà attuale, l'epidemia è divenuta presto pandemia, ed è un evento inedito e dal carattere totalizzante in grado di incidere notevolmente su tutti gli ambiti, privato, sociale e politico. Per questo la sfida posta agli ordinamenti è apparsa per molti aspetti riconducibili a situazioni analoghe alla guerra, no?
ma torneremo oltre su questo aspetto. Per ora interessa mettere in luce come l'emergenza in corso sia diversa da quelle che l'evoluzione storica dal dopoguerra ad oggi aveva presentato e possa meritare quindi in senso stretto la qualifica di stato di eccezione. Come posto in luce dalla dottrina amministrativistica, soprattutto, le emergenze non sono tutte uguali. In alcune situazioni la gravità della lesione procurabile all'ordinamento giuridico e il rischio per la sopravvivenza del sistema sono maggiori. In questo caso, tra l'altro, a rischio innanzitutto la vita, la salute delle persone e solo di riflesso si pone la questione della sopravvivenza dell'ordinamento giuridico. Si tratta quindi di un'evenienza diversa, come dicevo, dalle crisi economiche, per quanto acute, da avvenimenti fortuiti, per esempio il terremoto, circoscritti nel tempo o nel territorio, o da emergenze amministrative in alcuni settori specifici, per quanto ricorrenti, persistenti e a volte anche stabilizzati. Quindi un quid novi. Altrettanto diversa nella situazione politica determinata dalla pandemia è l'accezione secondo cui la scienza e la tecnica vengono in rilievo. Non si tratta infatti in questo caso di considerare il profilo tecnico, diciamo, dei membri del governo, la loro competenza specifica in ordine alla soluzione di problemi peculiari o la loro estraneità al circuito degli articoli 48-49 Costituzione. Si tratta piuttosto di prendere atto del peso significativo che nello stato d'emergenza attuale è stato assunto o appositamente conferito a soggetti, organismi tecnici e task force di varia natura con competenze di tipo medico-scientifico, economico-finanziario, statistico e o manageriale. Tali organismi hanno infatti assunto un ruolo non solo nei processi politici decisionali, ma anche persino nella comunicazione, come abbiamo visto, nella comunicazione istituzionale, e hanno inciso sulle scelte di indirizzo, sulle norme, sui provvedimenti e sulla giurisprudenza. Ora, evidentemente il tempo è poco, quindi proverò a concentrarmi in particolare sulle competenze, a richiamare alcuni aspetti legati appunto alle competenze e ai poteri di questi organismi tecnico-scientifici. Procedendo molto velocemente in ordine cronologico, viene innanzitutto in rilievo l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, numero 630. In seguito, con decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile, è stato nominato quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1/2018, il Segretario Generale del Ministero della Salute. Ricordo poi che del 10 aprile del 2020 il DPCM istitutivo del Comitato di Esperti in Materia Economica e Sociale presieduto dal dottor Vittorio Colao, e merita di essere ricordato soprattutto in particolare il DPCM 18 marzo 2020, con il quale si è disposta la nomina del dottor Domenico Arcuri a commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica, in base all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, che ne indica anche i relativi poteri. E su questi ultimi vorrei brevemente soffermarmi. Si prevede infatti al primo comma del suddetto articolo che il commissario, che opera a titolo gratuito e si raccorda con il capo del Dipartimento di Protezione Civile, attui e sovrintenda ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi. Al secondo comma, poi, con riguardo alle regioni, è previsto che il commissario possa adottare in via d'urgenza provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, e la norma specifica che tali provvedimenti di natura non normativa sono immediatamente comunicati alla conferenza Stato-Regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, le quali regioni possono poi chiederne il riesame. Tali provvedimenti, ricordo ancora, possono essere adottati in deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione Europea. Ebbene, salto altri riferimenti. Nel considerare questo quadro nel suo insieme, emerge un sistema policentrico di autorità, per come è stato creato appunto
in Italia nella gestione dell'emergenza, autorità dotate sia di funzioni di gestione appunto dell'emergenza, sia del potere di adottare atti contingibili e urgenti anche in deroga alle leggi. Non mi soffermo, richiamo soltanto con riferimento al commissario straordinario, in particolare il potere conferito al decreto legge numero 18-2020, che si avvicina a quanto previsto dal codice di protezione civile, il quale codice di protezione civile però attribuisce questi poteri al Presidente del Consiglio, che determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Il punto è che se per il Presidente del Consiglio vi è sullo sfondo evidentemente l'articolo 95 della Costituzione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e soprattutto ne è responsabile, non è invece chiara la natura della responsabilità del commissario straordinario. È anch'essa politica o è di natura tecnica? L'articolo 122,7 del decreto legge 18-2020 sembra propendere per quest'ultima soluzione, prevedendo che il Presidente del Consiglio o un suo delegato riferisca al Parlamento sull'operato del commissario. Ma è sufficiente questo riferire al Parlamento ai fini dell'assunzione di responsabilità del governo rispetto a un potere tecnico di questa portata di cui abbiamo parlato? E soprattutto la responsabilità governativa ne risulta valorizzata? Ora mi rendo conto che il tempo è davvero tiranno. Volevo fare una serie di considerazioni anche sui pareri degli esperti, quelli del Comitato Tecnico Scientifico, richiamati nelle premesse del DPCM, però credo che magari qualcosa potrò fare riferimento successivamente. Vorrei però appunto soprattutto far riferimento ad alcuni aspetti che riguardano il principio di proporzionalità, che è al centro di questo nostro incontro di oggi. E a riguardo pare utile considerare e richiamare quelle posizioni dottrinali che ricordavo all'inizio di questa rapsodica riflessione, quelle posizioni dottrinali sullo stato di eccezione e sulle teoriche sulla necessità come fonte del diritto che ricordavo, e cercare di capire se queste possono essere adeguatamente richiamate ancora oggi in relazione alla crisi pandemica che ci assedia. Procedendo in una sorta di ordine cronologico, ora è nota la tesi secondo cui l'unica possibile motivazione dei provvedimenti derogatori adottati dall'autorità, la chiave di soluzione dei conflitti fra diritti contrapposti che venivano richiamati anche dalla professoressa Maugeri, sarebbe lo stato di necessità. Una giustificazione quest'ultima che vale anche ove non espressamente richiamata dal legislatore, e idonea a legittimare l'adozione di restrizioni e limitazioni dei diritti dei singoli. A questa si è replicato in una prospettiva comunque non lontana, sostenendo che nelle situazioni di necessità ciò che più le caratterizza è la vera e propria sostituzione di un ordinamento giuridico ad un altro, una nuova disciplina che si sostituisce totalmente. E il fondamento che legittima questo nuovo complesso di norme è la necessità come fonte del diritto, principio giuridico che si pone accanto alle fonti tradizionali e le supera in autorità. In riferimento al diritto eccezionale per cause di necessità pubblica e quindi ai provvedimenti governativi come talune ordinanze che eccedano i limiti della legge, si è poi affermato che la legittimazione deve rinvenirsi nel principio della Salus Publica Suprema Lex, fondamento del diritto di necessità. Nello Stato come negli individui la conservazione della propria esistenza è infatti una ragione che può scusare l'infrazione di qualsiasi regola giuridica. Altrettanto nota è la tesi della forza normativa del fatto, la forza normativa del fattuale, che ha influenzato poi varie posizioni, fra cui quella per cui dal momento che l'ordinamento giuridico ha la propria origine, prima ancora che nelle norme, nell'organizzazione, la tesi di Santi Romano, e quindi nel fatto, fra le fonti del diritto, va annoverata non solo la legge, ma appunto il fatto.
Il legislatore non può andare contro la realtà sociale, l'esperienza storica, per cui occorre un contemperamento fra la legislazione e la forza del fatto. Non è tuttavia la necessità che legittima in tali casi la sospensione dei diritti, ma l'obbligo giuridico dell'istituzione preposta di adoperarsi per uno scopo indifferibile. Quel che mi interessava rimarcare comunque è che pure secondo queste prospettive, diciamo, risalenti e molto autorevoli, considerate, l'esame del rapporto fra scopo e mezzo, della loro necessità, è sempre comunque considerata una condizione essenziale per poter proclamare la legittimità di quest'ultima, della necessità. Infatti la necessità esclude la discrezionalità, imponendo il ricorso a quel determinato mezzo e ponendolo come un obbligo giuridico dell'autorità che deve provvedere. Il presupposto quindi deve essere un'assoluta necessità. Anche il diritto di necessità presenta dunque dei limiti, e questi vanno riferiti allo scopo, nel senso che il provvedimento deve essere giustificato da un'urgente necessità e da un grave pericolo pubblico. All'estensione, che non deve giungere ad usurpare irragionevolmente le prerogative di altri poteri sovrani, e alla forma, nel senso che un tale decreto, come per esempio appunto si riteneva con riferimento allo stato d'assedio civile, deve essere convertito in legge dal Parlamento, che deve ratificarlo a posteriori con effetto retroattivo. Come si vede, quindi, persino le teorie che considerano la necessità come fonte del diritto, quelle che fondano il diritto eccezionale sul principio della salus publica suprema lex e quelle che riconducono alla forza del fatto la legittimazione di provvedimenti governativi, derogatori e restrittivi, non mancano di essere rigorose quanto alla verifica del nesso fra la situazione di fatto e l'azione intrapresa, quanto all'esistenza dei presupposti per ordinanze eccezionali e quanto all'esame del rapporto fra lo scopo e il mezzo impiegato. In una parola, questo è il punto, esigono quello che nel costituzionalismo contemporaneo, come veniva ricordato dalla professoressa Ciancio, è l'evidenza del nesso di proporzionalità, un nesso che la motivazione rende esplicito in funzione della controllabilità della decisione e della valutazione della legittimità della stessa. Neppure lo stato di assedio civile, infatti, secondo le risalenti dottrine, può esonerare il potere esecutivo dall'evidenziare la proporzionalità delle misure adottate rispetto allo scopo e rispetto ai fatti accaduti. Tornando quindi ai giorni nostri, l'attuale situazione di emergenza, proprio in relazione al principio di proporzionalità, merita, per esempio, attenzione. Mi è capitato di leggere questo documento del NAFID Council of Bioethics, considerazioni etiche in risposta al Covid-19, pubblicato lo scorso 17 marzo, che appunto con riguardo a una serie di considerazioni ovviamente di natura etica, quindi non strettamente giuridica, però sottolinea in una parte molto importante l'importanza della proporzionalità, dell'effettività, della necessità degli interventi, delle misure restrittive. Il documento individua così i principi etici di cui le misure restrittive dovrebbero tenere conto. Si raccomanda in primo luogo che i provvedimenti siano basati sull'evidenza ed essere proporzionati. Inoltre la scienza, i valori e i giudizi che sono alla base di tali provvedimenti è opportuno che siano comunicati in maniera chiara all'opinione pubblica. Ancora, le misure coercitive e l'ingerenza nella vita delle persone devono essere ridotte al minimo, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, le misure che limitano le libertà personali devono essere giustificate in modo accurato e trasparente, sia con riguardo al bene che puntano a raggiungere, sia con riguardo alle prove a sostegno della loro probabile efficacia. Come si vede, quindi, un insieme di raccomandazioni riferite al momento presente, che vengono affermate ovviamente su un piano etico, ma che sottolineano l'importanza di una motivazione accurata e trasparente dei provvedimenti adottati. Motivazione che serve ad evidenziare la proporzionalità delle misure e a comunicare le ragioni che la supportano. E ciò in special modo quando interferiscono pesantemente con la vita delle persone. In tali casi occorre mostrare l'evidenza e fornire le prove a sostegno dell'efficacia delle misure restrittive. E su questo concludo. Una tale esigenza merita di essere affermata evidentemente non solo sul piano etico, ma anche innanzitutto sul piano costituzionale.
Il contenuto delle misure di emergenza non può infatti sottrarsi ad una valutazione che individui il fondamento razionale delle stesse, e qui le analisi che abbiamo ascoltato nel primo intervento sono di grandissima utilità, e quindi la loro ragionevolezza e proporzionalità, criteri questi che si fondano, ricordiamo, sull'articolo 3 della nostra Costituzione, per quanto ormai abbiano guadagnato una loro autonomia rispetto al testo costituzionale, siano da tempo criteri che permeano la giurisprudenza costituzionale, qualsiasi sia l'oggetto, il parametro invocato. Quindi, in relazione al criterio di proporzionalità, non basta che la misura sia la misura evidentemente restrittiva, per esempio delle libertà, dei diritti di libertà, sia intrapresa per uno scopo legittimo, ma occorre che sia evidenziata la valutazione mezzi fini, ossia che sia valorizzata la connessione razionale tra i mezzi posti dall'autorità e i fini che si intendono perseguire. Occorre inoltre, questo concludo, che rispetto agli obiettivi vi sia il minor sacrificio possibile di altri diritti costituzionalmente protetti e che infine si soppesi il rapporto fra costi e benefici attesi. In quest'ultimo ambito occorre considerare allora anche il dato reale, esperienziale, quello concernente l'impatto sulla vita delle persone. Come è stato detto, bisogna spalancare la ragione sulla realtà regolata dal diritto, tanto sulle esigenze del caso quanto sugli effetti generali della decisione, liberandosi dalle limitazioni della ragione astratta e uscendo dalle anguste strettoie della concezione pura del diritto, che tuttora esplica una grande influenza sulla cultura giuridica. Queste sono parole di Marta Cartabia, che noi ben conosciamo, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Su queste parole chiudo almeno per ora, scusandomi, perché evidentemente anche io ho leggermente sforato i termini. Grazie. Assolutamente no, grazie Roberto. I termini non li hai sforati, i tempi, ma un minuto proprio per se vogliamo essere svizzeri e non lo siamo. Ma ti ringrazio per questa relazione così densa, così ricca di spunti, in cui fra l'altro hai richiamato profili teorici molto importanti che hai peraltro declinato nel migliore dei modi con riferimento alla contingenza pandemica. Mi limito a richiamare fra i tanti, tra l'altro, la difficoltà anche di stringere, diciamo, concetti così complessi in così poco tempo, e ti ringrazio molto per lo sforzo che hai profuso in questa direzione. Mi limito a richiamare un problema teorico su cui mi interrogo da molto tempo, sia pure a tutt'altro profilo, a tutt'altro, su tutt'altro versante, riflettendo forse, come già sai, di problematiche di legittimazione democratica della Banca Centrale, comunque degli organi tecnici a livello europeo. Il problema che diventa sempre più diciamo stringente nel costituzionalismo contemporaneo, e di cui tu parlavi poc'anzi, relativo alla legittimazione e relativo anche alla possibilità di sostituire in termini di transparency quella che tradizionalmente invece è il principio di accountability. Fino a che punto, cioè, la trasparenza che tu evidenziavi, anche di cui tu parlavi anche in termini di obbligo di motivazione, può considerarsi sostitutiva, se sostituisce, ecco, senza margine, diciamo così, la mancanza di vera e propria responsabilità politica. Anche in questi termini credo che vada affrontato il problema del rapporto tra tecnica e politica, ma questo mi sollecita però a pensare ad un prossimo incontro sull'impatto della pandemia sulla forma di governo. Per adesso non aggiungo altro, per non ovviamente togliere tempo agli altri relatori. Poc'anzi peraltro parlavamo della proporzionalità, parlavamo anche del bilanciamento, della necessità di tener conto, nel momento in cui si adotta la massima precauzione nei confronti della salute, degli altri interessi e degli altri diritti con cui la salute si confronta e talora si scontra. E tra i diritti e le libertà non ci sono soltanto le libertà civili, ma ci sono anche le libertà economiche, che sono state pesantemente sacrificate in questa circostanza. La libertà di iniziativa economica privata, ma direi anche fondamentalmente il diritto al lavoro. E per questa ragione allora mi sembrava opportuno anche ascoltare la voce di un esperto, come esperto
il professor Biondo di politica economica, e quindi a questo punto darei senz'altro la parola al professore Biondo. Grazie. Grazie dell'invito e grazie davvero di questa iniziativa che mi sembra particolarmente interessante, non soltanto perché è multidisciplinare e quindi capace di testimoniare uno sforzo plurimo, diciamo generato in diversi ambiti culturali, che quindi è capace di dare una, se volete, una descrizione, un'analisi puntuale di un fenomeno così complesso, come si diceva propriamente poc'anzi, ma grazie anche perché diciamo il problema economico è, se vogliamo, un problema nel problema. Prima di procedere alla breve presentazione che avevo progettato di fare, per la quale anch'io condividerò lo schermo e vi farò vedere alcune slide, giusto per potervi far vedere alcuni numeri e rendere attraverso l'analisi grafica con più efficacia, diciamo, come posso dirvi, la situazione dei fatti, voglio rifarmi a due aspetti molto rapidamente, per poi eventualmente lasciare alla discussione successiva il loro approfondimento, che sono stati tirati in ballo da entrambi i due relatori che mi hanno preceduto. Il primo è il concetto di complessità, vedremo, cercherò di inserirlo all'interno della conversazione che faremo tra poco, e che ha, come dire, tirato in ballo il professore Pluchino, essendo quintessenziale all'approccio che la fisica multidisciplinare può dare ai sistemi sociali, economici e giuridici. E poi l'altro, un tema che mi è particolarmente caro, che è stato tirato in ballo dal professore Micù quando ci parlava del rapporto fra la tecnica e la politica. Per, se volete, soffermarci un attimo su quanto questa apparente distonia sia necessaria. Cioè, se sia possibile immaginare una circostanza nella quale invece i sistemi giuridici possano convergere verso una attiva manutenzione del meccanismo democratico mentre garantiscono la ragionevolezza, poiché basata sulla competenza, dei provvedimenti immaginati. E proprio avendo iniziato con questa corda, io condivido lo schermo, magari mi date conferma che riusciate a vedere Sì. le slide, grazie. Allora, ho chiamato questo breve intervento, infatti, emergenza, consenso e futuro, perché sono queste le grandi linee sulla base delle quali ci dobbiamo interrogare. E dico interrogare perché questo mio intervento è fondamentalmente una serie di domande più che una serie di risposte. Primo perché penso che porre delle domande sia, come dire, uno degli strumenti più efficaci per cercare di regolare un comportamento, soprattutto se finalizzato alla gestione della politica, ma soprattutto perché su quanto stiamo discutendo è difficile riuscire a porre una parola, una pietra tombale definitiva o come dire, un dettato incontestabile. Allora, vi racconterò molto brevemente come i principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza potrebbero essere interpretati all'interno dell'ambito della politica economica. Poi faremo una brevissima carrellata di quelle che ho chiamato le tappe di questa emergenza, volendo sottolineare l'apparente contraddizione, no? Tra qualcosa che è un'emergenza e qualcosa che si può sviluppare attraverso tappe che potrebbero essere descritte fin dall'inizio. Poi vi farò vedere qualche numero e poi mi concentrerò sulle politiche nazionali e sulle politiche europee che sono a disposizione di quello che chiameremo fin da adesso il policy maker, cioè l'autorità che ha a disposizione, se volete, all'onere più che altro di dover fronteggiare l'epidemia e le situazioni della collettività. Alla fine concluderemo e ci preoccuperemo di distinguere ciò che è possibile da ciò che è desiderabile come azione di politica economica, guardando proprio a quello che ci aspetta nei prossimi mesi e probabilmente nei prossimi anni. I principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza sono stati già introdotti da chi mi ha preceduto in maniera ben più autorevole, quindi non ci torno. Però quello che devo dirvi è che è quintessenziale alla politica economica ragionare in termini del conflitto insito nello scegliere degli obiettivi, stabilire con quali strumenti cercare di raggiungerli e poi avere la lucidità politica e, se volete, anche analitica di valutare i risultati che si sono ottenuti. Perché il concetto della politica è un concetto che, più
piano piano adesso si sta cominciando a dire all'opinione pubblica vada recuperato per la sua non necessaria, potrei dire, commistione con l'interesse partigiano, se non con la corruzione spicciola, ma in verità l'attività politica è essa stessa per definizione dinamica, perché se è vero che quando un soggetto decide il proprio comportamento, egli evidentemente è attivo e attento rispetto agli stimoli che riceve dall'esterno, e tanto più lo è quanto più riesce nell'obiettivo di garantire una risposta adeguata, ottimale, a quella che è proporzionata e, se volete, cautelativa rispetto a quello che gli può accadere. È altrettanto vero che l'azione politica non può essere diversa, solo che è molto più complicato farlo, perché qui non stiamo parlando degli interessi, del ruolo, del profilo o del comportamento di un singolo, di una persona che presa nella sua individualità è più facilmente descrivibile. Parliamo di una collettività in cui, come la teoria economica ci spiega, non abbiamo la possibilità di mettere assieme gli obiettivi di tutti, quelle che potremmo chiamare le funzioni di comportamento di tutti. E allora c'è in ciascuno di questi tre ambiti, la politica ci ha abituato a questo, un forte conflitto, perché c'è conflitto nella decisione degli obiettivi, e quindi per esempio il contenimento pandemico, lo vedremo tra un attimo, con la prosperità economica, ma non è la prima volta che sentiamo la prosperità economica essere messa sul banco degli imputati come essere un valore alternativo ad altri valori meritevoli di tutela. Penso in primis alla tutela ambientale, e quindi a tutta la produzione scientifica, non soltanto in ambito giuridico, ma anche in ambito economico, che normalmente contrappone lo sviluppo, dico quest'ultima, quella economica, lo sviluppo e la crescita economica alla tutela ambientale. C'è conflitto sugli strumenti. Abbiamo proprio visto in queste settimane, in questi mesi, un accesissimo dibattito che per la nostra struttura costituzionale ha portato a un punto molto importante, quello che costituzionalmente parlando si potrebbe definire una specie di soglia critica, tanto per voler ritirare in ballo terminologie che sono state correttamente utilizzate in precedenza, perché un governo durante la presente legislatura è entrato in crisi per via del fatto che gli strumenti che sono stati messi in campo sono stati contestati e non hanno più avuto la maggioranza all'interno del Parlamento, elemento questo, come sappiamo tutti, assolutamente fondamentale perché l'esecutivo resti in carica. Sulla valutazione dei risultati siamo da diverso tempo, non già da adesso, vittima, se vogliamo, di un modo fin troppo strumentale, un po' più spudorato di quanto non fossimo stati abituati nei decenni precedenti da parte di chi cerca di informare l'opinione pubblica, e talvolta se la rimbalza invece attraverso delle spiegazioni talvolta autoreferenziali, talvolta un po' troppo partigiane, e quindi la valutazione dei risultati e l'impatto che questa valutazione ha sul corpo elettorale non è, voglio dire, quasi mai quella che potrebbe derivare dalla consapevolezza stessa che gli elettori potrebbero e dovrebbero avere. Quindi in questo probabilmente si può già cogliere la nota fondamentale di questo mio intervento. Quello che posso dirvi è che se volessimo rappresentare con molta rapidità quello che è accaduto a proposito di questa emergenza, noi potremmo aprire questo scenario a marzo dell'anno scorso, quando grosso modo abbiamo avuto il lockdown generale, dopo avere per via di alterne vicende contenuto in qualche modo gli effetti pandemici, abbiamo spalancato le braccia all'estate, in barba a chi sperava di mettere dei separatori di plexiglass sul bagnasciuga, e abbiamo dato il via libera per tutti. Alla fine, in settembre, ci siamo ritrovati all'inizio di ottobre a combattere con una evidente seconda ondata, come era ampiamente prevedibile, come forse sarebbe stata prevedibile, ma anche se con numeri più bassi, ritengo io, se avessimo invece mantenuto un protocollo di disciplina diverso durante l'estate. Quindi, ancora una volta, abbiamo sul tavolo degli obiettivi che sono confliggenti, perché c'è la salute da una parte, l'economia dall'altra, e questo binomio andrebbe, stavolta sì, fatto funzionare per il tramite della politica, ma di una politica consapevole. Quando la popolazione ragionevolmente stanca
di una compressione di quelle che sono state correttamente, a mio modo di vedere, chiamate delle libertà costituzionali ovvie, la possibilità di vivere una vita come siamo sempre stati abituati a fare, aveva bisogno, come se diventasse un sogno proibito, di ritornare alle abitudini del proprio aperitivo, improvvisamente ci siamo accorti che la politica non ha saputo mantenere la barra dritta e quindi abbiamo ceduto ad alcune, come dire, ad alcune flessioni che hanno causato dei passi indietro. Ora, da dove siamo partiti? Perché abbiamo avuto bisogno di una tale forza, non solo noi, anche altri paesi, però forse noi un po' di più degli altri. In questo grafico a barre vedete la spesa in percentuale del PIL che è stata dedicata alla sanità. È un dato che si riferisce al 2016, gli altri anni non sono significativamente diversi da quello che vedete. Vedete che l'Italia, in proporzione al PIL, rispetto a paesi che nominiamo sempre per il nostro confronto, Francia, Germania, Svezia, Austria, Danimarca, Olanda, Belgio, persino l'Inghilterra, e dico persino perché più avanti vedremo qualcosa per la quale il profilo della dinamica epidemica in Inghilterra è stato peggiore per tanti versi rispetto a quello che abbiamo avuto noi, l'Italia non ha speso sempre moltissimo, o probabilmente potremmo anche allargare il discorso per dire che la spesa in sanità non è l'unica spesa che in ragione del PIL non ha brillato nella gestione economica dell'Italia. Qui vi ho riportato per comodità i valori del GDP, del prodotto interno lordo dell'Italia negli ultimi 10 anni, e qui ho riportato anche il famoso rapporto debito su PIL che vedete, non so se riuscite a vedere nella linea arancione, quello, ricordate il numeretto intorno a 134-835 che è del 2019, e qui ci sono i tassi di crescita, d'accordo, dell'ultimo anno. Perché vi sto facendo vedere queste cose? Vi sto facendo vedere queste cose per confrontarle adesso con ciò che abbiamo qui. Adesso vedremo dei numeri, però questa tabellina presa proprio da un articolo del Sole 24 Ore ad inizio dell'anno, era proprio di gennaio, fa vedere rispetto al livello del 2019 le variazioni in percentuale del prodotto interno lordo. Vedete che tutti i paesi sono grosso modo in recessione, dovremmo dire, perché quando il PIL varia con un tasso negativo si chiama recessione tecnicamente, tranne l'Irlanda con il suo 3,22%, ma vedete che l'Italia ha circa il 9% di decrescita, valore che è compatibile con quello che ha detto la relazione ministeriale del 21 gennaio alla Camera dei Deputati. Io vi faccio vedere qualche numero per l'Italia. Il prodotto interno lordo nel 2020 è caduto di un bel po', stiamo parlando di quasi il 9%, e questo chiaramente ha avuto bisogno di essere sostenuto con un incremento del debito. Prima di scendere nei numeri che ha presentato il ministro in Parlamento, devo dirvi che il rapporto di indebitamento, che è quello stesso che vedevate poco fa, 134,6, adesso a fine 2020 si è portato a 157,5, e siccome sappiamo che in termini economici la credibilità, l'affidabilità, la possibilità di recuperare deve essere in qualche modo sostenuta, attesa dal mercato, altrimenti il sistema diventa spesso sospettato di essere giunto al punto di non ritorno, ho l'impressione che se l'obiettivo era quello di riuscire a guadagnare credibilità sui mercati per varare una serie di riforme decennali che avrebbero potuto portarci sotto il 100% di questo rapporto, se adesso siamo andati a 157, ma vi posso già dire che se tutto lo scostamento di bilancio di cui vi dirò fra un istante verrà speso, saremo molto più prossimi al 160 che non al 157, beh, diventa sempre meno credibile che riforme su 10 anni, riforme su 20 anni riescano ad erodere un tale sbilanciamento. Ma vi dico ancora, nel 2020, quando si varavano tutte le spese che sono state varate, ci si aspettava, come dire, si ragionava attendendosi una crescita tendenziale del prodotto interno di 4 punti almeno, ma questa cosa non è successa, proprio per via della seconda ondata. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad effetti dinamici che non prevediamo, perché quando ragioniamo siamo portati a ragionare in maniera lineare. Quindi facciamo delle ipotesi, non ci rendiamo conto che se le nostre ipotesi non vanno bene, non sarà un danno solo perché non si sono verificate le ipotesi, ma perché quelle causeranno ulteriormente altre cose che si accumuleranno
e creeranno problemi. Allora questa credibilità istituzionale è fondata prima di ogni altra cosa su un punto che, come dire, deve probabilmente in Italia assumere una connotazione un po' più robusta. Ovvero, ci sono dei paesi nel mondo, uno per tutti, lo citiamo sempre, è il Giappone, che hanno dei rapporti di indebitamento anche più gravi di quelli che manifesta l'Italia, che ha manifestato l'Italia. Qual è dunque la differenza? Per quale motivo stigmatizziamo così tanto la posizione del nostro paese e magari invece guardiamo persino con ammirazione, come facciamo sempre, i risultati che sono tipici dell'economia giapponese, tanto per mantenerci sullo stesso esempio. Perché un rapporto di indebitamento in sé per sé non è un problema. Un valore di debito pubblico in sé per sé non è un problema. Il debito pubblico è pienamente sostenibile, consolidabile, si può portare a nuovo, mantiene sempre la propria validità, ma lo si inserisce in un regime che funziona. Il problema è che quel regime deve funzionare, questa cosa non funziona se quella società, se quel paese non si vota a politiche strutturali importanti che mantengano nel tempo non soltanto il funzionamento delle istituzioni stesse, ma non mantengano nel tempo la capacità e la consapevolezza dei cittadini, della società, dei lavoratori, perché il lavoro è, seppur ciò non è sottolineato in tutti gli ordinamenti costituzionali come nel nostro, ma il lavoro è certamente la risorsa più importante di un sistema economico. E allora di che cosa parliamo in questa seconda e ultima parte del mio intervento? Parliamo del fatto che ci dobbiamo interrogare sul fatto che le scelte che abbiamo fatto per avere un minimo di consuntivo, guardare al futuro cercando di capire cosa non ripetere. E quindi non entro per nulla nella concentrazione di, come dire, nella concentrazione di poteri, nell'assegnazione di responsabilità su cui già il professore Miku ha parlato ampiamente, però dico come dobbiamo procedere dopo la fase che abbiamo affrontato in quest'anno, perché ci dobbiamo ricordare che aver interrotto le restrizioni della prima fase ha causato dei danni molto importanti. Ci dobbiamo ricordare anche che, come ci ha fatto vedere il professore Pluchino, i risultati che abbiamo ottenuto noi e che quindi il governo poteva ampiamente ottenere e replicare dimostravano che le chiusure differenziali fossero importanti fin dall'inizio e non dopo. Che oltretutto mescolare, dare la possibilità alle persone di rimescolare il contagio dopo che avevamo cristallizzato delle realtà territoriali con delle caratteristiche ben definite, è stato uno sbaglio. E allora, come guardare al futuro? Politiche nazionali. Il governo, come vi ho anticipato, ha stanziato complessivamente, sono dati del ministro Gualtieri, questi 108 miliardi, quindi una quantità di risorse impressionante. Vi faccio notare che, va bene, lui ha chiesto approvazione in Parlamento anche per tutta una serie di cose che adesso vi dettaglio, però abbiamo che grosso modo 48 miliardi sono stati dedicati alle sanzioni fiscali, 40 miliardi alle cose che riguardano lavoro, società, quindi cassa integrazione, famiglia, supporti familiari, eccetera, 12 miliardi agli enti locali, 8 miliardi per potenziare la sanità. A gennaio il governo ha chiesto al Parlamento un ulteriore scostamento di bilancio, quindi l'idea è che se viene speso tutto, poi c'è stata la crisi, quindi i provvedimenti di spesa non sono stati effettivamente fatti, però l'approvazione c'è stata, quindi arriveremo fino all'8,8% del PIL se lo si spende tutto. Quindi a fronte di questo noi abbiamo una caduta del 9%, dicevamo prima, e nella relazione di Gualtieri, del ministro Gualtieri, c'è scritto che egli pensa di poter ragionevolmente prevedere un tasso di crescita del 6% annuo da quest'anno in poi, il che garantirebbe nel 2022 e nel 2023 l'assorbimento del rapporto di indebitamento di 2 punti percentuali l'anno, impegnandosi di fronte al Parlamento a riportare entro il 2031 il rapporto di indebitamento a quel 134 e rotti, che, diciamo, se fosse davvero fattibile dovremmo firmare immediatamente. Qual è il problema? Il problema è che le previsioni di crescita sono prudenziali, d'accordo, ma il governo confida molto, nella sua relazione, sull'impatto positivo che l'applicazione degli investimenti consentiti dai finanziamenti europei, ci arriveremo fra un attimo, ma accelero immediatamente perché ci sono tantissime cose ancora da dirvi, possano avere sulla nostra economia. Ma allora qual è il contributo della politica nazionale? Cioè si ha come l'impressione che ce la faremo perché cresceremo tanto, visto che con i soldi che ci dà l'Europa faremo tante manovre. Ma queste manovre, esattamente, a prescindere dagli interventi che adesso vi farò vedere, sono su binari guidati,
da un punto di vista nazionale, qual è la visione? Seconda domanda. Leggendo la relazione del ministro, in tre punti diversi, a pagina 2, 9 e 12, ci sono stati veramente dei proclami importanti, delle enfatizzazioni importanti a proposito del fatto che il governo italiano abbia speso più di tutti quanti gli altri, con l'eccezione della Germania, quasi a farsi un vanto di aver speso così tanto. Ora, io capisco che questo è un messaggio che si vuol dare, nel senso che c'era una parte politica che paventava l'austerità, che paventava il fatto che il governo fosse trattenuto nel lasciarsi andare e nel barare scostamenti, eccetera. Ma che senso ha la vena elettorale nei comunicati del governo? Che senso ha voler dare una veste elettorale a una comunicazione di questo tipo? Infine, il fatto che questi interventi siano comunque stati importanti e abbiano raccolto molte risorse, come cambia la loro natura? Perché nella loro essenza questi interventi sono stati più di contenimento o più di rilancio? L'impressione è che essi siano stati di grande contenimento, il che è fisiologico in un primo impatto, naturalmente, ma non so fino a che punto sia accettabile, se questo diventa l'habitus normale con cui essi vengono disegnati. Ancora, quanti gradi di libertà avremmo avuto se avessimo finanziato di più la sanità? D'accordo, con il senno di poi non si fa la storia. Tuttavia, potremmo, per esempio, iniziare a ragionare su un percorso diverso per il futuro, per evitare che in futuro altre gestioni emergenziali si ritrovino con le catene ai polsi, come ci siamo ritrovati in questa fase. Infine, c'è parte della stampa che comincia a paventare l'inevitabilità di monetizzare il debito. A parte il fatto che ci sono dei problemi tecnici non indifferenti rispetto al fatto che un paese che aderisca all'unione monetaria possa monetizzare il proprio debito, perché evidentemente la gestione della moneta è comune, e non voglio deviare perché questo meriterebbe un convegno a sé stante, però dico, ci sono dei problemi tecnici perché questo si possa fare, e ci sono anche dei problemi definitori affinché questo possa avere un senso. Possiamo dire che la banca centrale sta già comprando i titoli di debito, non lo fa sul mercato primario, cioè non lo fa direttamente, nel senso che i governi danno a lei direttamente i titoli e lei rifornisce il tesoro nei conti deposito direttamente con il denaro. Tuttavia la banca centrale è già entrata in diverse circostanze, e a proposito di questo, oltre al fatto che dovremmo preoccuparci di quanto sarebbe dannoso e per chi, avevo riportato tutta una parte dove ci sono i dettagli sui vari componenti delle regole europee, eccetera, ma non posso soffermarmi per ragioni di tempo. Andiamo alle politiche europee, perché dobbiamo spiegare quali sono le ragioni per cui agire con le politiche, fiscali, è forse più corretto, visto che la politica monetaria al massimo della sua espansività l'abbiamo già assaggiata, e non avere cura Adriana, non vedo perché c'è la sfocatura dello schermo, dimmi tu quanto mi manca? Siamo già oltre i 20, quindi... Ok, allora prendo 3 minuti e chiudo. Quindi, dicevo, la politica monetaria ha già avuto, un suo ruolo determinante nei mesi e nei brevi anni che sono precedenti a questa fase. Quindi contare ancora sulla difficoltà monetaria, insistere ancora sull'indebolimento monetario, potrebbe essere un problema che gioca poi in maniera asimmetrica e che incide asimmetricamente all'interno dei paesi che aderiscono all'euro in termini di potere d'acquisto dei redditi, visto che, essendo il mezzo monetario unico, non si potrebbero osservare deviso dei tassi di inflazione diversi. Le politiche europee sono certamente quelli che riguardano lo straordinario programma di acquisti proprio che la Banca Centrale ha fatto in Europa. Vado veloce, poi c'è la cosiddetta cassa integrazione finanziata attraverso dei bond che l'Europa potrebbe emettere e che darebbe ulteriore respiro ai bilanci degli Stati, quindi questo è a disposizione. C'è anche il famoso MES, Pandemic Support, però quello cioè diverso dal MES standard, dove non ci sono le condizionalità macroeconomiche di gestione politica, perché
per quella linea che si chiama pandemic, in verità la Commissione europea richiede esclusivamente una condizione ex ante, ovvero che i fondi siano impiegati per la spesa sanitaria direttamente o indirettamente collegata alla pandemia, e come condizione ex post solo il fatto che la parte rimanente del debito continui ad essere sostenibile come sempre. Quindi di fatto non c'è una azione MES standard come è prevista nei trattati originali che riguardano il finanziamento MES, su cui non vi ho detto perché chiaramente il tempo non basta. Infine, è stato da poco varato il piano di bilancio dell'area euro, no? Della comunità europea, a lungo termine, con il piano Next Generation EU, ed è chiaro che i canali principali sono ricerca, innovazione, transizioni tecnologiche che servono per efficientare i sistemi e renderli ambientalmente più compatibili e sostenibili, la resilienza e naturalmente poi sviluppi sociali, quindi education, parità di genere, parità di opportunità, eccetera. Vedete, io qui vi avevo riportato anche le tabelle, magari queste poi, se qualcuno è interessato e fa delle domande, le vediamo, per non diciamo soffermarmi adesso e devo chiudere. Certamente tutti questi piani necessitano di un percorso di rientro e quindi dobbiamo fare attenzione che la qualità delle azioni che mettiamo in campo per spendere questi fondi che arrivano dall'Europa devono essere seri e remunerativi, perché altrimenti avremo un percorso di povertà molto problematico. Vado a chiudere. Qui abbiamo il collegamento con quello che vi dicevo nella prima slide, non faccio più a tempo ad addentrarmi su questo, però questo è il prodotto interno lordo per ora lavorata o lavoratore, a seconda della striscia blu o della striscia rossa, nei vari paesi nell'anno 2019. Vedete che il livello dell'Italia è quello indicato dalle linee tratteggiate, potete vedere quanto i singoli paesi siano paragonabili dal punto di vista della capacità personale e dell'attuazione effettiva del sistema lavoro da quel paese. Infine chiudo. Ci dobbiamo mettere d'accordo sul fatto che questa epidemia sia un'occasione straordinaria per curare il nostro Stato e la nostra società. Dobbiamo educare la nostra società ad essere più aperta, ad integrarsi maggiormente e ad allinearsi ancora meglio e più sentitamente di quanto non faccia spesso il sentire comune e l'opinione pubblica a quei valori di integrazione che sono stati dei nostri padri europei e che tanto ci hanno riparato da tante difficoltà. Se le politiche che metteremo in campo serviranno per rinnovare il sistema del paese, cioè serviranno davvero per garantire che il funzionamento delle regole del gioco esista e permetta la libertà economica a cui faceva riferimento la professoressa Ciancio in apertura del mio intervento, allora davvero probabilmente questa epidemia sarà servita. Se cercheremo ancora di tappare i buchi e di mettere le pezze, purtroppo ho l'impressione che, dati i numeri, non sarà più soltanto una grandissima occasione perduta, ma sarà un grossissimo pericolo molto difficile da scampare per le generazioni che verranno. Vi ringrazio e scusatemi tanto se ho sforato con i tempi. No, grazie a te Alessio, grazie al professore Biondo. Mi rendo conto che ognuna di queste relazioni avrebbe meritato, non dico un convegno, ma certamente un seminario a sé. Però vorrei tranquillizzare tutti, perché l'intento della ricerca poi è di far confluire in qualche modo queste riflessioni per chi vorrà, naturalmente, in un volume collettaneo finale, quindi anche per conservare, diciamo, memoria al di là poi della registrazione, che è comunque in corso. E a questo punto io chiuderei il primo giro, diciamo, di tavolo, lasciando la parola nuovamente al giurista, al costituzionalista e in particolare al professor Baldini, ordinario di costituzionale all'Università di Cassino, e da tanto tempo un caro amico che ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio, sia pur soltanto virtualmente. Grazie a te Adriana, non è tanto più pomeriggio e sera ormai, visto che si sono fatte le 19, e a me comunque questa giornata è servita molto per ascoltare colleghi bravissimi, relazioni interessanti. E credo che, vista anche l'ora e considerato che da qualche parte, come dire, sosta latente il professore Prisco, che ho visto prima, non vorrei poi rubare anche a lui del tempo per intervenire. Oh, Ciacatino, voglio salutarlo, un carissimo saluto, un abbraccio affettuoso, Ciacatino. È un grande piacere rivederti. Ormai sono sempre meno le possibilità, le occasioni di incontrarci, ma spero che prima o poi se ne determinerà qualcuno. Dicevo,
come dire, il contributo più fecondo che posso in questo momento darvi è quello di essere più breve di quanto non lo siano stati i colleghi che mi hanno preceduto, perché avevano da dire cose sicuramente più complesse, articolate e significative di quelle che posso dire io qua, anche perché devo dire fin dall'inizio di questa vicenda, tanto io che la rivista che ho il piacere diciamo, di curare, di cui ho l'onere e l'onore della direzione scientifica, si è, come dire, si è occupata del tema della pandemia, un po' come ovviamente hanno fatto tutte le riviste che sono state presenti nel nostro settore. E in qualche modo i nostri contributi sono abbastanza ufficiali perché stanno in rivista, quindi si può leggere sia dal contributo specifico sui primi provvedimenti a quello che poi stava accadendo progressivamente. Pertanto questo mi aiuta sia nella sintesi del mio intervento, sia nella possibilità di non tediarvi troppo sulle cose che voglio dire, e cercherò di riassumere qualche punto di quella che è la mia traccia di lavoro che consegnerò, semmai, come la professoressa Ciancio preconizzava, si potrà fare una raccolta degli atti, sicuramente poi la collocheremo sulla rivista scientifica Diritti Fondamentali di cui parlavo prima. Partivo dal presupposto, la mia impostazione è un po' diversa da quella di Roberto Miccu, del carissimo collega e amico Roberto Miccu, perché io, come dire, diciamo come spunto provocatore di questa riflessione sul tema che la professoressa Ciancio ci ha proposto, ho preso un vecchio saggio dell'inizio del Novecento di Adolf Merkel, che diceva che in qualche modo l'interpretazione è il diritto, cioè Merkel sottolineava in questo saggio che molto conta nella determinazione del diritto il metodo giuridico e il metodo interpretativo. Per cui arrivava a dire lui che il metodo è in grado di generare su una stessa, diciamo, su uno stesso sistema di proposizioni giuridiche normative una pluralità di ordinamenti giuridici. Perché prendevo questo spunto? Insomma, che poi è un po', come dire, per certi aspetti anche la determinazione dei limiti del mio compito di giurista. Lo prendevo perché partivo dall'idea che la razionalità è un concetto, anche la razionalità normativa, che non appartiene al sistema del diritto positivo, inteso come sistema autonomo, che determina da solo i propri criteri, i propri codici di comunicazione e il proprio codice binario, insomma. Non gli appartiene, è un concetto, a mio avviso, che è risalente originariamente a quello che era il pensiero giusnaturalistico e che poi, per cui in qualche modo si collocava nell'ottica dell'idea dell'inevitabilità del diritto, quindi della inoppugnabilità e quindi della causalità, possiamo dire, usando un termine diverso del diritto, e che poi è stato in qualche modo traslato nell'ambito del diritto positivo attraverso soprattutto l'evoluzione del concetto di stato di diritto che con le costituzioni recenti, diciamo queste del secondo dopoguerra, hanno acquisito una dimensione, il concetto di stato di diritto anche materiale, non soltanto formale. Ecco, in questa dimensione la razionalità è venuta in qualche modo ad affiancare la determinazione primaria della volontà come criterio della produzione normativa. Non basta soltanto il volere normativo, occorre un volere razionale, perché c'è una Costituzione che orienta, che conduce lo sviluppo dell'ordinamento sociale,
che in qualche modo determina anche in maniera positiva, non soltanto limitativa, quelle che sono poi le scelte legislative. E in questa prospettazione la razionalità si colloca, a mio avviso, si collocava come un elemento, si collocava e si colloca come un elemento dello Stato costituzionale materiale di diritto, potremmo dire. È un concetto di per sé polisemico ed è un concetto che è stato abbinato ed è stato declinato in tanti modi, dall'efficienza riferita all'azione amministrativa, all'economicità, per poi arrivare a combinazioni verbali, la razionalità sostanziale, la razionalità procedimentale, eccetera. Diciamo nelle declinazioni che più ci riguardano, quella cioè della proporzionalità, adeguatezza, la razionalità esprime una modalità della esistenza del diritto, non della volontà del diritto, una modalità dell'esistenza, cioè il diritto deve essere il diritto, o meglio, la scelta legislativa deve essere innanzitutto essenziale, questo necessario, essenziale, adeguata al fine che si vuole raggiungere, idonea nel mezzo che si individua. Sono tutte caratteristiche, diciamo, queste qui, che guardano alla dimensione della scelta discrezionale del legislatore nell'impatto che essa ha tendenzialmente con gli interessi concorrenti e soprattutto con gli interessi individuali concorrenti, cioè con i diritti fondamentali. Diremmo, per usare un'espressione, diciamo, avanzata, che in questo senso la razionalità è una condizione di un'accezione liberale dello Stato costituzionale. Questa condizione, a mio avviso, si adatta poco alla legislazione della emergenza sanitaria che noi stiamo vivendo. Perché si adatta poco a questo genere di legislazione? Perché questa è una legislazione che è accomunata nella congeria dei suoi provvedimenti da una finalità unica, che è una finalità di prevenzione. Ora, la prevenzione in questa esperienza, segue un declivio che è molto problematico, a mio avviso, perché è un declivio di stato di prevenzione, cioè un declivio che assolutizza, ottimizza oltre il dovuto l'idea della prevenzione. Da che cosa io lo derivo? Derivo queste considerazioni. Agatino mi perdonerà delle sciocchezze che dico, ma io verso di lui ho sempre un atteggiamento, di discente a maestro. E dicevo, perché è questo? Perché c'è un'ottimizzazione della prevenzione, data dal fatto che, per esempio, stiamo avendo un contesto in cui abbiamo avuto, adesso un po' più allentato, ma diciamo non ne siamo fuori, un contesto caratterizzato da limitazioni di libertà costituzionali, limitazioni ampie, limitazioni contestuali di libertà costituzionali, che hanno in qualche modo determinato, a mio avviso, una interversione del principio organizzativo fondamentale di libertà in quello dell'autorità. Cioè oggi esercitiamo le libertà che il potere ci consente di esercitare, nei limiti in cui ce lo consente di esercitare, alcune volte anche al di fuori delle garanzie che la Costituzione prevede per le limitazioni di queste libertà. Ecco, questa è sono le condizioni, a mio avviso, che caratterizzano questo declivio. E il declivio dello stato di prevenzione, la prevenzione in sé, obbedisce a una logica funzionale che è collidente con quella dello Stato costituzionale di diritto, è collidente
perciò anche con quelle condizioni che sono proprie dello Stato di diritto, cioè la condizione della libertà come principio fondamentale, la condizione della limitazione del potere, la condizione della ragionevolezza, dunque proporzionalità, adeguatezza, eccetera, dell'esercizio di questo potere. Quando i giudici si trovano di fronte, Adriana, io vado veloce, poi spero di poter essere essenziale come volevo esserlo. Quando i giudici si trovano di fronte a questa situazione, cioè provvedimenti di questo genere, c'è, come dire, nell'approccio innanzitutto una scelta assiologica fondamentale a favore di una delle due dimensioni concorrenti. O si va secondo la logica della prevenzione o si va secondo la logica dello Stato di diritto. E diversamente si possono determinare ovviamente degli approdi intermedi, ma sono sempre raffazzonati e sempre problematici. In effetti questo è la logica funzionale della prevenzione, esce fuori per definizione, essendo una logica assolutista, una logica, come dire, che si basa sul rischio, si basa su un esame prognostico e quindi non su un esame diagnostico, è una logica che si pone strutturalmente, come dire, in maniera reticente rispetto all'applicazione di questi paradigmi dello Stato costituzionale di diritto. Questo non toglie che ci siano stati sforzi alla Corte Costituzionale, non cito le sentenze, ve le lascio, come dire, vi risparmio questo ulteriore tedio, non ve le cito, ma nel testo poi che metterò da qualche parte le ritroverete, in cui la Corte ha cercato di dare dei test, degli standard di giudizio, limitarli, vedere un po', di cercare di limitare in questa azione lo spessore di discrezionalità che l'interprete inevitabilmente assume nella determinazione del circa la razionalità intesa come proporzionalità o adeguatezza del mezzo, perché non sono, questo ovviamente lo dico a me stesso, ci mancherebbe, non sono questi parametri oggettivi assoluti, non esiste una verità unica sulla razionalità e sull'adeguatezza e sulla proporzionalità. Molto dipende dall'approccio di metodo e dalle conseguenze coerenti possibilmente a cui l'interprete arriva attraverso questo approccio di metodo. Ora, vado velocemente verso le mie conclusioni, tutto questo deve lasciar pensare quando poi si vogliono valutare i provvedimenti alla luce dei criteri di proporzionalità, adeguatezza, necessarietà, essenzialità, eccetera. Noi abbiamo avuto finora una giurisprudenza ondivaga nel determinare queste scelte di metodo fondamentale. Alcune linee di giurisprudenza, privilegiando l'assiologia della prevenzione, sono state molto chiare, alcune volte anche molto essenziali, nel dire il diritto alla salute prevale su tutti gli altri interessi, punto, basta. E quindi il provvedimento è legittimo a prescindere, cioè senza offrire nemmeno un'argomentazione che sia minima, ma che sia comunque un'argomentazione sul perché il diritto alla salute possa avere prevalenza, il diritto alla vita, rispetto, tanto per dire, alla dignità della persona, che possiamo declinare anch'essi in 100.000 modi, perché privare le persone del sostentamento economico necessario significa privarle della dignità. Andare a penalizzare situazioni di diritti sociali significa incidere anche sulla dignità. Cioè, è una scelta politica quella che ha compiuto la politica, ma è una scelta politica quella che ha finito per compiere anche, o hanno finito per compiere anche certi giudici. Ora, in tutto questo, tenendo presente che la nostra Costituzione, come Roberto Miccuri ricordava con la solita maestria, non ci dava una determinazione
prescrittiva di ciò che occorre fare in casi di emergenza costituzionale, di che cosa sia l'emergenza costituzionale. Lo fanno altre costituzioni, la Francia lo fa, la Spagna lo fa, ma l'Italia non lo fa. Questo non è, a mio avviso, non è una carenza. Questo significa che l'emergenza, qualunque tipo di emergenza, può essere regolata dal punto di vista degli strumenti nella forma che il Costituente mette a disposizione, che è l'articolo 77, cioè attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. Dal punto di vista sostanziale, non esiste un'emergenza più grave, un'emergenza meno grave, un'emergenza costituzionale. Esiste un'emergenza che va gestita nel quadro dei limiti del diritto costituzionale esistente. Tutto il resto, a mio avviso, si colloca in una proiezione di stato d'eccezione che con il diritto, e con il diritto positivo in particolare, nulla ha a che vedere. Che può essere dotato, come diceva Carl Schmitt, di una sua giuridicità intrinseca, ma non può essere misurata alla stregua dei paradigmi dell'ordinamento giuridico. Concludo. Sto nei tempi, Adriana? Bene, concludo. Come concludo? Vorrei concludere che in questa prospettiva emergono delle tensioni forti, a mio avviso, proprio nella osservazione della posizione del singolo come titolare di diritto e come titolare di doveri giuridici legati alla solidarietà. Emerge quasi, a mio avviso, un profilo di quella logica contrattualistica di stampo besiano che scambiava la sicurezza con l'autorità, cioè il potere che esercita l'autorità perché deve garantire la sicurezza alla collettività. Ecco, questo è fuori dagli schemi degli stati, dello Stato di diritto. Questo è, a mio avviso, fuori dallo schema dello Stato di diritto. E dico un'ultima cosa. In certi momenti, l'istintiva percezione dell'agire dello Stato è quello non della considerazione di esso come soggetto giuridico, ma della considerazione di esso come soggetto sociale di fatto. Quella doppia visione dello Stato che qualcuno in passato teorizzava e che porta però con sé implicitamente la possibilità di questa traslitterazione dello Stato da ordinamento giuridico a soggetto sociale che si libera di tutti gli ammenicoli vari di cui esso stesso si dota, quelli che venivano definiti gli autovincoli in passato, di cui si dota per agire, quindi per limitare la sua azione, agisce come soggetto di fatto. Io ho concluso, vi ringrazio molto. Spero di non avervi annoiato oltre il necessario e l'essenziale. Ecco qua, secondo un criterio mio di proporzionalità, spero di essermi limitato all'essenziale. L'applauso del maestro per me vale più di qualunque altra cosa, perché poi Agatino sa, io, come dire, gli devo una deferenza istintiva per tutto quello che lui ha concorso a fare anche nella mia formazione, direttamente e indirettamente. Siamo stati insieme in un dottorato di ricerca. Ovviamente i giovani apprendono tutto dei maestri anche quando stanno in queste sedi. Grazie ancora a tutti. No, sono io che devo molto a te invece, Vincenzo, per quest'altra interessantissima relazione, per la tua interessantissima relazione, anche perché hai toccato il cuore del tema di ricerca nostro, no? La ricerca dello Stato costituzionale nell'emergenza pandemica, e però hai messo a nudo un problema che riguarda in generale lo stato di emergenza, che è la forza del fatto e la tenuta delle categorie costituzionali rispetto alla forza del fatto. Tu evocavi la Costituzione francese, ma la Francia nella pandemia non si sta muovendo lungo i binari del dettato costituzionale, ne è uscita. Quindi il fatto si è imposto sulle regole del diritto e del diritto costituzionale, non soltanto dove manca una disciplina apposita dell'emergenza, dello stato di emergenza come nella Costituzione italiana, ma persino dove l'emergenza si è preteso di regolarla. Mi taccio, lascio la parola
ovviamente ai corsisti della scuola, ai tanti autorevoli colleghi che sono qui presenti oggi pomeriggio e che ringrazio, vedo il professore Cariola, ma ho intravisto tanti altri colleghi, componenti del gruppo di ricerca e non solo, e quindi volevo ringraziarli adesso di essere qui presenti. Prego, se volete prenotarvi in chat o comunque con un'alzata di mano, in maniera da dare, la professoressa Maugeri probabilmente vorrà intervenire, la vedo nuovamente. No, io poi saluterò alla fine, per adesso lascio la parola agli allievi se hanno voglia di fare domande, ovviamente ai colleghi. Vedo che Agatino sta per farla, sbaglio? Agatino, lo vediamo. Agatino, dici qualcosa di costituzionalistico, parafrasando. Intanto buonasera. Intanto buonasera a tutti e grazie. Grazie. Saluti ad Agatino. Grazie. Ti vediamo, ma ti vogliamo anche Adriana. Grazie. Io poco fa ho dovuto assentarmi per un impegno, nel frattempo aspettiamo la lista dei ministri e i costituzionalisti che saranno all'interno del nuovo dicastero. Agatino, allora ti devi alzare fra poco e devi scappare a Roma. Non sono coinvolto. Non sono coinvolto. Se mi permettete, due osservazioni io farei. La prima è... poco fa Vincenzo Baldini parlava di razionalità, di probabilità e sullo sponto c'era Hobbes, lo scambio sicurezza-potere, però in termini scientifici forse c'è anche il principio di precauzione. Negli ultimi decenni noi abbiamo... fatto particolare attenzione al principio di precauzione nella regolazione delle varie discipline in materia di tutela della salute, in materia di tutela dell'ambiente, e il principio di precauzione comporta un innalzamento della soglia di tutela. Se volete una considerazione sociologica, esso esprime anche una sorta di complesso di inferiorità, la definiva Rescigno, di sudditanza di noi giuristi nei confronti dei cultori di scienze tecniche. Perché facciamo un passo indietro, noi giuristi facciamo un passo indietro tutte le volte in cui ci si presentano problemi di carattere tecnico. E allora, di fronte a questi problemi di carattere tecnico, quali sono quelli dell'esplodere della pandemia e delle cure nei confronti della pandemia, il giurista necessariamente deve adottare la soluzione più prudente, appunto quella più ispirata al principio di precauzione. Le altre due riflessioni sono a metà sempre tra la considerazione giuridica e, se volete, la considerazione sociologica. La prima, e mi riallaccio a quello che ho sentito da Adriana, da Roberto Micù, da Vincenzo Baldini, Alessio e Alessandro non me ne vorranno, ma con i giuristi parliamo lo stesso linguaggio. E la prima considerazione è questo: chi difende le libertà? Noi parliamo spesso, e anche il titolo del nostro seminario di questo pomeriggio è legato alla considerazione dei diritti individuali, limitazioni alle libertà individuali. Ma chi difende le libertà? Ecco, se vediamo due istituzioni che sono al tempo stesso pubbliche e sociali, questa esigenza non l'hanno mica avvertita.
gli assetti giurisdizionali hanno applicato pedissevamente, anzi con grande solerzia, con grande rigidità, le indicazioni del governo. La Corte di Cassazione si è bloccata per mesi senza fare sentenze. I giudici hanno applicato in maniera molto intensa le prescrizioni. La stessa Corte Costituzionale, dapprima si è bloccata, poi ha introdotto il meccanismo delle udienze via web, che funzionano con i collegamenti che funzionano tuttora. Allora, le risposte che sono venute dalla giurisprudenza sono venute per l'accesso agli atti del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, che il governo inopinatamente all'inizio aveva segretato o comunque non aveva reso disponibili, e qualche indicazione sta avvenendo ora sul problema di soggetti come ad esempio gli studenti disabili che non sopportano la mascherina e nei confronti dei quali il Tal Lazio ha adottato delle decisioni per interlocutori dicendo qui la tutela della salute individuale è un valore rispetto alla tutela della salute generale. Ma tutti gli altri assolutamente osservanti. E l'altro soggetto che è stato particolarmente ossequioso nei confronti delle indicazioni governative è stato la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. La Chiesa Cattolica per mesi ha tenuto le chiese chiuse e la libertà religiosa è, anche oggi che siamo in un paese laico e secolarizzato, è tra le libertà fondamentali quella che attiene alla libertà di credo, di opinione, per eccellenza. Quando la CEI ha tentato una minima critica alle posizioni del governo, stavo dicendo una brutta parola, ma è intervenuto direttamente il Papa a dire: si rispetta il governo, si rispettano le indicazioni. Il Pontefice di Roma ha posto a tacere le rimostranze che provenivano dalla stessa CEI. Allora, l'avete detto bene, questa esigenza, questo di tutelare i diritti individuali, molto spesso non ha trovato i soggetti collettivi che storicamente sono stati i tutori delle libertà, sono particolarmente sensibili. I sindacati non li ho visti, i partiti politici ugualmente, e soprattutto i parlamenti. Ecco, la seconda considerazione che faccio è appunto questa. I parlamenti, a cominciare dal Parlamento europeo, sono stati chiusi. La grande trasformazione che la pandemia ha comportato e probabilmente sta comportando è questa della modificazione dell'assetto delle competenze. I parlamenti erano i padroni, dal Medioevo erano i padroni della borsa che decidevano sui bilanci. I parlamenti chiusi non hanno deciso sull'allocazione delle risorse. Durante, qui vengo al profilo che diceva poco fa Alessio Bionti, sull'allocazione delle risorse durante la pandemia. E noi abbiamo organizzato tutta una costruzione Stato di diritto, separazione dei poteri, competenza del Parlamento a decidere su come si spendono i soldi pubblici, competenza del Parlamento, dal Parlamento europeo al Parlamento nazionale, ai consigli comunali in materia di bilancio, tutto questo è saltato. Secondo me non è che domani lo riprendiamo, finisce lo stato di eccezione
finisce lo stato di emergenza e riprendiamo e parlamenti, consigli comunali, consigli regionali, Parlamento europeo riprendono a decidere sui bilanci senza avere a che fare con il grande decisore, con il grande decisore che è il governo. Ecco, la pandemia sta comportando una trasformazione degli assetti istituzionali e probabilmente anche del nostro modo di intendere la democrazia. Ma sono stato abbastanza lungo con le mie riflessioni, me ne scuso, vi ringrazio ancora per avermele suggerite. Grazie a te Agatino invece di aver arricchito la riflessione di oggi pomeriggio, sempre prezioso. Vedo una manina alzata, Davide Tuzza, al quale darei la parola. Buonasera. Buonasera. Ringrazio tutti i relatori per la presentazione di riflessione di questo raffronto. Ieri, per i singoli interventi, naturalmente le carte sul fuoco, come si suol dire, è tantissima. La sentiamo male però, la sentiamo male. Sentite meglio ora? Adesso un po' sì, per la verità. Certo. Diciamo, le questioni in gioco sono importantissime e sono tante. Io provo a dire poche parole, spero, e fuori nel mondo. Il titolo di questa serata, la gestione dell'epidemia, la proporzionalità, l'adeguatezza della risposta, è esattamente la questione che bisogna discutere oggi. E che la risposta, per quanto possa valere, è che c'è stata una mancata proporzionalità e una mancata adeguatezza delle misure all'effettivo problema della pandemia in termini soprattutto di sopravvalutazione. È stato emerso dagli interventi fatti dai relatori la centralità dell'amministrazione, delle questioni giuridiche, delle politiche della pandemia. E un'amministrazione che comunque è al di là, lo sappiamo, di un'attività, ma è sempre anche caratterizzata da un interesse perché spoglia del sistema. E in generale, questa abdicazione della politica a favore della tecnica. La democrazia, in effetti, è questo: noi abbiamo insistito nel loro proprio commissariamento della politica, del Parlamento, da parte di un comitato tecnico-scientifico. E oggi, alla luce anche delle ultime novità politiche, abbiamo un altro tipo di commissariamento che si affianca a quello tecnico-scientifico e a quello economico, a quella guerra abituale. Ora, ci sarebbe da riflettere sulla qualità della politica, sulla qualità dei politici, ma non discutiamo di questo. È chiaramente un difetto questo. A me sembra chiaramente un problema che la politica abdichi a favore di competenze tecniche che valutano soltanto in termini tecnico-razionali, razionalità in senso weberiano, di adeguatezza di mezzi rispetto a uno scopo, senza quella contemperanza di valori che invece dovrebbe essere l'esercizio proprio e sano della politica. E, di fatto, quando sento molti virologi, per esempio il professor Presanti, dire che effettivamente le zone gialle non funzionano, bisogna fare il lockdown perché bisogna interrompere la catena dei contagi, chiaramente questa è la risposta più razionale dal punto di vista epidemiologico, ma non è la risposta, l'unica risposta possibile, né quantomeno l'unico elemento che deve essere considerato. E me invece è quello che esattamente è accaduto. Resta che per diversi mesi anche lo strapotere, se vogliamo, tecnica economica è stato scalzato da quello medico da questo punto di vista, in quanto proprio la conservazione dell'esistenza, il diritto che è diventato il governo della salute, che è stato preminente per parecchi mesi. È stato detto da un altro relatore che veramente la Corte Costituzionale può esprimersi e in generale secondo criteri formali, secondo criteri di professionalità e adeguatezza, che sono comunque naturalmente delle indicazioni di metodo, perché poi effettivamente la tara dei concetti è una questione culturale, cosa vuol dire conservazione dell'esistenza, quindi in che misura la salute
deve essere tutelata, che cos'è questa salute, è una definizione culturale o di un'epoca, perché prima c'è una questione giuridica. E la mia risposta, per un confronto eventualmente, che risponde anche a questa dimensione che aveva dato il professor Cariola, così ossequiosa di tutte le varie parti sociali e non solo nei confronti di questo potere amministrativo, appunto che ci troviamo dentro un paradigma epistemologico, che è quello scientifico, votato alla quantificazione e al senso più puro, se vogliamo, come diceva Canetti, del potere, quel potere che raggiunge e afferra, quindi quel potere manipolatorio della realtà, e all'interno di questo paradigma, nel quale noi ci troviamo da decenni, non solo decenni, più di un secolo per certi versi, non poteva che, diciamo, emergere la situazione attuale, gli eventi per come sono emersi nella situazione attuale. Quindi mi sembra assolutamente dentro le premesse del sistema, che però, dal mio punto di vista, sono da rigettare. Ora, vado adesso a porre la questione. In un sistema del genere, che io sarò gente giovane, però se fate di frequentare dei testi, non mi viene in mente Ivan Illich, Menes Medica e altri testi chiave della critica, se vogliamo, a ciò che invece ti sembra assolutamente sacrosanto nella nostra organizzazione sociale. Ecco, in generale non riesco a vedere quello stato di necessità che invece la narrazione generale impone, nel senso, il virus c'è, non si può fare altrimenti. Come ha detto giustamente il professore, non mi ricordo il professore, insomma, aveva un accento britano, è una scelta politica, non è una scelta di necessità, è una scelta politica che però viene narrata come scelta di necessità, perché lo dice la scienza, perché lo dice la comunità di tecnologia. E questo è inaccettabile, secondo me. E le conseguenze saranno durature, come ha detto anche il professor Cariola, sono piani inclinati, questi sono laboratori del potere, nel senso più impersonale e puro. Ora, io domando, perché ho visto che alcuni relatori si sono esposti più personalmente, altri un po' meno. Intanto domando al professore Pucchino, visto che per chiusura di questione di tempo non la puoi affrontare, l'indice RT, che ha detto che è noto negli esperti del settore, è impiegato. Mi domando, se il Comitato Tecnico Scientifico ha fondato parte considerevole delle sue considerazioni, quindi anche il governo, di riflesso automatico su questo indice, anche su altri parametri, ma soprattutto su questo indice, che cos'è? L'ennesima insipienza che regola, diciamo, la gestione del nostro sistema economico, sociale e politico? La stessa insipienza che ci ha fatto arrivare a marzo in un'impreparazione che in realtà poteva essere anche compensata da misure precise almeno 5 mesi prima? Questa è la domanda del professore Pucchino, invece questa è una domanda che rivolgo un po' a tutti. In questo contesto di capotere del potere tecnico, non sarebbe opportuno, laddove manca qualcuno che difende la libertà, come è stato detto, avanzare il coraggio di scelta che veramente contemperino i valori e le esigenze della vita, non tarate su un'idea quanto mai povera e riduttiva di salute e di vita soltanto biologica, appunto, anche a livelli di gestione locale, per esempio. Quando noi stiamo parlando di qualcosa che è sistemico, che riguarda le scelte del governo, però poi ogni regione ha avuto queste scelte autonome che hanno rispettato quello del governo, a volte sono andate in contraddizione, lo stesso per i vari sindaci. Io sono un esempio di Messina, e il mio sindaco è un personaggio un po' particolare che si è dedicato molto a questa faccenda con proprio dallo sceriffo. E quindi è ancora un livello più basso, più piccolo, gli atenei. Io sono un universitario e la categoria degli universitari, almeno degli studenti, e poi siete docenti, quindi lo sapete, è stato assolutamente dimenticato. Tutta questa situazione, sicuramente dal governo,
e sicuramente nelle nostre esigenze di vita in primis, laddove dice bene a gamba l'università è un luogo di incontro prima che un luogo di trasmissione di informazioni. Bene, detto questo, non sarebbe opportuno nella gestione anche locale essere capaci di scelte coraggiose, dico no, se sono esigenze che vanno oltre soltanto le previsioni di rischio che spesso sono più sentimentalistiche, diciamo effettivamente parate su dati oggettivi che comunque non sono mai esempi di introduzione. Grazie. Che cosa studia lei? Posso chiederlo? Filosofia. Grazie. Allora, intanto direi Alessandro Pluchino, che è stato individuato nominativamente, e poi gli altri che vorranno rispondere. Nel frattempo, se qualcun altro vuole prenotarsi, perché poi andiamo a chiudere, visto anche l'orario, direi. Sì, rispondo molto brevemente, molto interessanti questo intervento, ovviamente tutti quelli che ovviamente l'hanno preceduto. Sono parlato per primo, quindi ne approfitto proprio per ringraziare anche i colleghi che sono venuti dopo di me per i loro interessanti interventi, compreso anche quello del professore Cariola. Quest'ultimo intervento del ragazzo è molto interessante perché giustamente lui si pone una domanda che io ho lasciato un po', come dire, dietro le quinte. Dice, ma se l'indice RT è inadeguato, inaffidabile, attenzione, inaffidabile non significa che è inutile, significa che dal punto di vista statistico ha una forchetta, noi la chiamiamo, quindi ha un'oscillazione, un'ampiezza, diciamo, non ha un unico valore, proprio a causa del fatto che i dati, come vi dicevo, del numero di casi totali, proprio a causa dell'alto numero, ancora non si sa bene in percentuale quanto, degli asintomatici, non è possibile definirlo con precisione, è impossibile calcolare con precisione l'RT, siccome il Comitato Tecnico Scientifico ci parla di un RT che è al di sopra dell'1, a volte con valori 1,07, diciamo già cambiamo il colore di una regione, ovviamente con tutte le conseguenze economiche, sociali, eccetera, che abbiamo fin qui esposto, è chiaro che uno si pone la domanda, dico, ma come mai non ci dicono l'errore su questo RT, ci danno sempre un unico valore? Chiaramente io su questo non posso rispondere, quello che non voglio avanzare dei motivi per cui lo facciano. Certo, come dire, è chiaro che loro, potendo scegliere, come dire, all'interno della forchetta il valore che desiderano, come dire, qualcuno, qualche malpensante potrebbe dire che in qualche modo si regolano per quelli che sono anche i loro accordi purtroppo politici con i governatori delle regioni, eccetera. Però non voglio entrare ovviamente su questo terreno che poi è anche spinoso. Quello che voglio dire è che si è parlato a più riprese di dittatura, no, della scelta tecnico-scientifica, ma attenzione, io qua però starei attento perché la scienza per sua natura in generale dovrebbe essere un processo aperto di condivisione dei dati, eccetera. Qua c'è stato esattamente l'opposto, cioè qui non c'è una dittatura della scienza in quanto tale, c'è stata una dittatura di un comitato tecnico-scientifico che ovviamente appoggiato dal governo ha in qualche modo nascosto, a volte finché proprio non gliele hanno chiesti, a volte ancora continua a nasconderli. Questa è una delle critiche anche che in quell'articolo che vi ho fatto intravedere del professore Giorgio Parisi è molto forte, ma di tutto il mondo scientifico, cioè dateci i dati, perché ci nascondete i dati? Purtroppo noi non abbiamo la possibilità, da statistici, da fisici, eccetera, di analizzare quei famosi 21 parametri che ci presentano in maniera un po' fumosa, poi alla fine poi si parla solo dell'RT, ma in realtà poi quando conviene ce ne sono 21. Cioè c'è tutto un discorso che è completamente antiscientifico, non scientifico. Quindi è una dittatura, se volete, della scienza trasformatasi in religione. Ma è questo, è chiaro che lo denunciano anche gli scienziati stessi. Quindi stare attento a, come dire, a parlare di scienza in generale, di dittatura della scienza. C'è stata una dittatura di... Io capisco che, ripeto, è stato detto a più riprese... nella prima fase c'era sicuramente un'emergenza, che anche qui, come dire, lasciamo stare tutta la polemica, che non è solo una polemica, ci sono dei processi giuridici sul famoso discorso del piano pandemico non aggiornato, sull'OMS, come dire, se ne parla poco purtroppo in televisione anche di questo, colpevoli anche i media, che chiaramente sono un po', lasciatemelo dire, un po' tra virgolette, ma ce ne siamo accorti tutti, un po', come dire, asserviti come esempio al potere, perché si è parlato poco di un piano pandemico che tra l'altro era stato, si è cercato di far risultare che fosse aggiornato quando non lo era, ma anche nella sua versione non aggiornata, quantomeno sarebbe stato utile utilizzarlo, non è stato probabilmente fatto neanche questo, ma comunque al netto di queste inadempienze, va bene, dice, giustifichiamo il comportamento della prima ondata, si è fatto il massimo che si poteva fare, il lockdown, come dire, chiusura a pioggia, chiaramente voglio dire
probabilmente possiamo giustificarla in quella fase, ma nella seconda fase non si capisce, e chiudo subito per dare la parola agli altri, ma non si capisce perché, per esempio, immediatamente dopo la seconda, dopo la prima ondata, non si è cominciato a parlare di medicina territoriale, di cure a casa. Ci sono, io mi sono informato, ci sono centinaia di medici che protestano contro questa univocità, contro questa univocità della cura per mezzo del vaccino. Il vaccino è una possibile cura che invece viene presentata come l'unica cura possibile, si parla solo di vaccinazione, quando è noto a chiunque si informi, purtroppo, ripeto, i mezzi di informazione non ci aiutano su questo, quelli ufficiali, è noto che ci sono delle cure, più o meno cortisone, eparina, antibiotici, che dati per tempo a chiunque manifesti i sintomi, impediscono anche che arrivi all'ospedale, nella stragrande maggioranza dei casi, perché diciamo che al di sotto dei 55 anni chiaramente i rischi di decesso sono molto più bassi, diciamo, di quelli al di sopra dei 60 anni o ancor più al di sopra dei 70 anni. Questo solo per dire che chiaramente si dovevano fare tutta una serie di ragionamenti che non sono stati fatti, ci si è voluti buttare solo sul vaccino. Adesso pare che se non c'è il vaccino, tutti i problemi della vaccinazione sono gli unici problemi che abbiamo, laddove invece si dovrebbe puntare su molto altro. Quindi, come dire, non voglio rispondere alla domanda perché tutto questo è accaduto, questo ce lo diranno forse i posteri, ma chiaramente penso che la mia opinione sia abbastanza chiara. Adriana, se me lo permette, volevo dare una brevissima intuizione di risposta allo studente che poneva il quesito del confronto fra tecnica e politica, e la politica che cede il passo alla tecnica o all'economia e quant'altro. È argomento che già da solo meriterebbe una conferenza, però voglio dire una cosa sola. Dobbiamo stare attenti a definire questo problema, a mio modo di vedere, nel modo opportuno. All'inizio della presentazione raccontavo del fatto che non è sempre detto che tecnica e politica debbano essere alternative, perché effettivamente se i politici avessero già la competenza tecnica sugli argomenti nei quali sono chiamati ad incidere sulla vita collettiva, probabilmente questa alienità della tecnica rispetto alla politica non ci sarebbe. Accade invece che molto frequentemente nei sistemi democratici chi porta il mandato elettorale per la rappresentanza dei cittadini potrebbe trovarsi a districarsi su temi dei quali non conosce o non ha, strumenti di competenza spinta. E allora in quei casi bisogna stare attenti, perché è vero che il personaggio politico ha uno staff, è vero che il ministro ha un insieme di direttori generali, un insieme di amministrazione alle spalle che gli dà una mano su questo versante, ma è altrettanto vero che la sua competenza è strettamente necessaria. Mi riferisco all'economia, perché lo studente, con grande dovizia di particolari e rivelando una visione matura e per la quale mi complimento grandemente con lui, rifletteva su come negli anni recenti siamo stati abituati a un'economia che con forse eccessiva pervicacia ha cercato di spodestare la politica su alcuni temi. Però se andiamo a guardare la politica monetaria, il controllo dell'inflazione, se andiamo a guardare in qualche modo il controllo, la creazione di metodologie che vadano a tutelare, per esempio, gli assetti distributivi del sistema capitalistico, che tanto ha bisogno di supporto, controllo, analisi, soprattutto a tutela dei ceti meno abbienti. Lì è difficile immaginare che chi debba assumere un ruolo politico non abbia una sua competenza tecnica, perché a pagare sono le fasce più deboli. Quindi, e lo dicevo con una battuta stringata rispetto alla monetizzazione del debito, immaginare che esista un paperon dei paperoni che può stampare moneta, o che tutta la soluzione sia l'intervento a colpi di bilancio dello Stato, laddove non ci sia poi una almeno paritaria e sorvegliata capacità di generare valore nel senso sistemico del termine, è molto deleterio ed è autolesionistico. Può essere elettoralmente allettante, può forse sembrare politicamente legittimo e solidale, però rischia di rappresentare un punto di grave fragilità del sistema per quelli che poi sono invece i ceti che vanno protetti di più.
quando invece evidentemente fare attenzione all'equilibratura degli assetti distributivi, guardare, rispettare, qua siamo in mezzo ai costituzionalisti, quindi mi permetto in punta di piedi, perché poi c'è presente peraltro il mio professore con cui io feci gli esami di diritto costituzionale, quindi evidentemente mi muovo con grande cautela, ma l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la metodologia privilegiata in Italia per creare valore è il lavoro. Allora, ragioniamo su come il valore si crea e come e quale sia il meccanismo con il quale avviene la remunerazione dei fattori della produzione, la proporzionalità, i rapporti di forza, ragioniamo di questo, e per farlo c'è bisogno di competenza. Non ragioniamo del fatto che se ci spaventiamo di finanziare l'economia dividendo torte che nessuno ha cucinato, vogliamo dare la parola alla tecnica e l'economia scalza la politica, perché non è quello il punto. Il punto è che le cose, ci sono dei modi per farle. Il novero delle opinioni è vasto, ma non è così vasto. Forse la politica recente ci ha abituato a questionare qualunque cosa, ci ha abituato a relativizzare qualunque cosa. È vero che l'economia non è una scienza esatta, avendo come oggetto principale l'uomo, però è altrettanto vero che alcuni margini di ragionamento li conosciamo. Se vediamo che ci sono delle opinioni politiche fuori da quei margini, non è che c'è bisogno del tecnico, c'è bisogno di un politico che sappia di cosa sta parlando. E allora forse se la mettiamo su questo piano, tecnica e politica la smettono di essere alternativi, tornano a darsi la mano e, come abbiamo anche conosciuto nella storia d'Italia in periodi molto 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 lontani, e penso per esempio, giusto per fare sempre un esempio in casa rispetto alla maggioranza dei partecipanti a questo convegno, quando diciamo in qualche modo la nostra Costituzione, che in tanti ci invidiano per il suo equilibrio e per la straordinaria capacità di bilanciare i poteri dello Stato, è stata costituita, è stata fatta da persone grandemente competenti, conoscenti della storia, persone che si sono sforzate di dare un'immagine di paese che è durata per tanti anni. Quindi la tecnica e la politica, attenzione a vedere la cosa, perché poi rischiamo di volere ritagliare per la politica solo il ruolo di dare libero sfogo ai desideri che vengono dagli elettori, come se l'economia, come se non soltanto l'economista, ma l'eventuale giurista, l'eventuale virologo, l'eventuale che non possono diventare certamente i protocolli di funzionamento della democrazia, ma non sono neanche quelli con la maglietta che devono stabilire dei limiti ai quali, come dire, ribellarsi in maniera preconcetta. Ecco, però naturalmente ci sarebbe bisogno di argomentare un po' meglio, soprattutto per esempio in riferimento alla Banca Centrale, ma non lo possiamo fare. No, non lo possiamo fare, anche perché vorrevo dare l'ultima possibilità, diciamo, la parola a Santo Burgio, che vedo prenotato da molto tempo, pregandolo però di essere molto conciso, perché veramente è molto tardi. Sì, assolutamente. Innanzitutto volevo ringraziare i colleghi per questi interventi, erano interessanti tutti, ci sarebbero veramente tante domande per tutti, non le farò, soltanto un'impressione che volevo condividere con voi. Un altro dei paradossi di questa pandemia è che la discussione di oggi l'ha dimostrato per l'ennesima volta, ci sta riportando, e questo credo che sia un risultato comunque importante, la discussione che ha una dimensione veramente tellurica. Noi stiamo tornando a discutere finalmente dei fondamenti della nostra democrazia. E oggi siamo passati dallo stato d'eccezione, quindi se non siamo lì proprio in profondità, a discussione, per esempio, mi ha molto colpito, ma sentendo anche gli studenti, un po' come facciamo un po' tutti facendo questo mestiere, il discorso di prima che tocca il rapporto fra la democrazia e come dire, i valori e le forme della buona vita. Questo mi sembra assolutamente importante, che le nuove generazioni ripongano questo tema. Così come nuovamente siamo tornati a parlare in maniera, mi pare, articolata e consapevole di disuguaglianze, e mi riferisco alle tante cose interessanti che diceva il collega Alessio Biondo, noi stiamo ridefinendo con molta fatica, con molti fenomeni anche interessanti, anche l'ultima cosa a cui faceva riferimento il rapporto fra tecnica e politica. Nell'opinione pubblica c'è molta diffidenza per l'elite e per gli specialismi. Questa è una cosa di cui dobbiamo sempre tenere conto e spesso ci scontriamo. Ma più che Stato e mercato, direi che è proprio il rapporto tra democrazia e mercato che andremo a ridefinire. Adesso con recovery avremo un assoluto interventismo dello Stato nell'economia. E anche il discorso sul welfare, forse la pandemia ha un nuovo paradosso, ce lo riconsegna dopo che forse abbiamo smontato un po' troppe cose. Quindi solo questa considerazione, niente domande, e un grazie veramente per questi interventi che erano tutti quanti interessanti. Grazie.
Grazie a te collega, non so a questo punto se i colleghi panelisti che mi hanno sentito poc'anzi vogliono aggiungere ancora qualcosa. Roberto Miccu. No, da parte mia soltanto un sincero ringraziamento sia a te Adriana, ovviamente alla professoressa Maugeri, ma anche ai colleghi che sono intervenuti prima e dopo di me e agli ulteriori interventi. Davvero molto, molto stimolanti, esco da questo incontro con un grande arricchimento. Agatino, che saluto di nuovo, come sempre, efficace e puntuale nel suo intervento, che appunto peraltro diciamo in qualche modo ha integrato qualcosa che avrei detto in una ipotetica ultima parte del mio intervento. Grazie davvero di cuore a tutti voi. Grazie per Roberto, non so Enzo Baldini. Siamo in causa anche lui. Volevo salutare ancora tutti quanti, ringraziarvi ovviamente per l'onore di avermi fatto partecipare a questo incontro. Un abbraccio carissimo ad Adriana e al maestro professore Cariola, oltre che al piacere di aver conosciuto colleghi così bravi, economisti, fisici, che non conoscevo e ai quali ovviamente va anche il mio ringraziamento per quanto ho imparato dalle loro relazioni. Grazie delle parole bellissime, ma sono io che devo ringraziare innanzitutto ad uno i relatori di stasera, il professore Pluchino, il professore Mommicù, il professore Biondo, il professore Baldini, gli altri colleghi che sono intervenuti e però last but not least certamente la professoressa Maugeri, presidente della Scuola Superiore, per la generosissima ospitalità che ci ha riservato. Vorrei ringraziare anche la collega Adriana Di Stefano, coordinatrice delle classi sociali, e anche il collega professore Angilello, anche egli coordinatore di questa scuola superiore. Grazie di cuore, è stata per noi davvero una bella occasione poter in qualche modo spendere queste riflessioni in questo contesto così prestigioso qual è la Scuola Superiore di Catania. E grazie naturalmente a tutti quelli che sono intervenuti e che sono rimasti ad ascoltarci fino a quest'ora tarda. Grazie, un caro saluto, grazie ad Adriana, grazie a tutti, è stato veramente un pomeriggio molto interessante e spero che si possano ripetere occasioni di incontro e di riflessione su questi temi. E magari Alessandro inviteremo forse alcuni colleghi sempre autorevoli, magari che hanno posizioni diverse, nel senso che a volte si dice che i vaccini abbiano un ruolo di strumento di salute pubblica, quindi non, ecco, alcuni interventi anche da parte dei media sono legati a questo ruolo. Io non parlerei, ecco, in linea di massima di censura, ma detto questo sono veramente molto molto contenta di aver assistito a relazioni di così alto spessore. Ringrazio nuovamente Adriana e saluto tutti quanti, sperando di rivederci tutti quanti a parlare di questi ed altri temi. Arrivederci, buona serata. Ancora arrivederci, buona serata. Buonasera a tutti, grazie. Grazie ancora, buonasera.